Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Siamo tornati dopo 7 giorni con il punto, questa sera il punto 4, hashtag il punto 4, perché attraverso l'hashtag ci potete seguire ovviamente su tutti i social e soprattutto in questo momento in sovraimpressione, grazie dalla regia, stiamo mandando anche le indicazioni per mettervi in contatto con noi. Durante la puntata sapete che dedichiamo molto la questione sportello per quanto riguarda voi cittadini, delle tante segnalazioni, anzi io vi ringrazio davvero perché siete tantissimi a mandarci segnalazioni, soprattutto la necessità, il bisogno di interagire con me, ma soprattutto con loro. Cioè, ci sono i politici, tra poco arriveranno anche loro, perché questo programma, lo sapete, oramai da oltre un anno e mezzo, cerchiamo di mettere a confronto proprio voi cittadini con la politica, cercando in qualche modo, lo spero sempre, di risolvere i problemi. Allora, anche questa puntata cercheremo di smascherare tante cose che non funzionano e daremo ovviamente diritto di parola e replica anche a tutti coloro che vorranno venire a difendersi. Si sta per accendere un'arena di confronti questa sera con tantissimi politici, arriveranno onorevoli senatori, quindi cariche dello Stato, di tutte le coalizioni, arriveranno molti sindaci, sapete che questa è la settimana del fermento, no? Per quanto riguarda le amministrative in Puglia, ma non solo, e poi entreremo nella politica territoriale perché molti politici entreranno anche perché dovranno risolvere molte questioni, soprattutto segnalate da voi. Come spesso faccio per iniziare la puntata, io vi mostro quali sono gli argomenti dell'anteprima e tra poco entrerò nella copertina, salutando l'anteprima, perché stanno per arrivare due grandi personaggi del giornalismo. Avrò in collegamento con me Maria Giovanna Maglie e Claudio Bracchino, col quale farò il punto proprio in apertura di trasmissione. Allora, iniziamo con la anteprima e tra poco il mio primo ospite. Prego. Risparmio energetico, maggiore sicurezza per le nostre abitazioni. Credo che le risposte vanno date direttamente a delle persone che non sono messe nelle condizioni di svolgere il loro lavoro da oltre 2 anni con scarsissimi aiuti da parte dello Stato. A proposito del Ruby-Ter e della perizia psichiatrica, prima richiesta e poi annullata dal Tribunale di Milano. Perizia alla quale il Cavaliere si è immediatamente rifiutato di sottoporsi, considerandola a dir poco umiliante. Di lavoro pubblico o privato, il Premier Mario Draghi ha esteso l'obbligo ad oltre un terzo degli italiani, una stretta accompagnata da controlli e sanzioni, ma solo allo scopo, ha spiegato ai suoi ministri, di continuare ad aprire il paese ed evitare nuove chiusure. Senza Covid ha aumentato del 15% la presenza dei cinghiali in Puglia. Gli animali selvatici sono circa 250.000 e ormai invadono anche le città, oltre che le campagne pugliesi. La provincia nella quale si contano più contagi è quella di Foggia, con 22 classi in DAD. A seguire c'è poi la città metropolitana di Bari, con ben 14 classi in quarantena. In particolare nel capoluogo pugliese, 2 sono gli istituti scolastici dove sono stati registrati casi positivi al Covid. Gli ingressi sono ordinati e senza assembramenti. Anche l'arrivo dei bus di città e dalla provincia al polivalente di Iepigia non crea particolari problemi al traffico, regolato anche dalla presenza della polizia locale. Ma i disagi nel primo giorno con i doppi turni d'ingresso negli istituti superiori alle 8 e alle 9.40, come da ordinanza della prefettura del 10 settembre per il rispetto delle misure anti-Covid. La polemica è nata dopo che il 27 luglio il Consiglio regionale della Puglia aveva reintrodotto il trattamento di fine mandato per i consiglieri pugliesi, si è chiusa nella seduta di martedì 21 settembre con l'abrogazione della norma. Muove solamente le braccia e un po' la testa, quindi non vorrei che da un giorno all'altro Paolo non ci fosse più. Paolo ha 15 mesi ed è affetto da SMA di tipo 1. A un mese di vita i suoi genitori Francesca e Domenico si accorgono che qualcosa non va e dopo mesi in ospedale tra terapie intensive e vari reparti gli viene eseguita una tracheotomia. We'll be right back.
Non era la prima volta che la donna subiva violenze e minacce. L'ultimo episodio, quello che ha portato la stessa a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto. L'uomo la stava minacciando con un coltello. È accaduto a Gioia del Colle, dove è stato immediato l'intervento dei carabinieri. Beni del valore di circa 2,5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a un imprenditore di Gioia del Colle, il 52enne Pasquale Cinieri, operante nel settore lattiero-caseario. Ma voi l'anno scorso siete venuti a lavorare qui? No. Non lo so, perché l'anno scorso non c'ero io qua. Guardate in quale condizioni queste persone devono vivere per venire a lavorare nelle nostre terre. Sono così fortunati da non trovare lavoratori in agricoltura, per esempio, di doverli chiamare dall'estero. Naturalmente è chiaro che se questo lavoro si regolarizza e tutti vengono pagati alla stessa maniera e non c'è quindi sfruttamento della manodopera che viene da fuori, è possibile che anche i lavoratori italiani, vedendosi pagati in modo adeguato, possano ritornare anche a lavorare in agricoltura. Affacciarmi alla veranda, ho visto verso mezzanotte e un quarto circa che la macchina stava bruciando. Inconsciamente, non pensando che fosse la nostra, ho gridato al mio ragazzo di portarmi le chiavi e di spostare la macchina, fino a quando non ho capito che era proprio la nostra. Era da poco passata la mezzanotte del 20 settembre scorso quando Cosimo e Massimo, fidanzati da circa 2 anni, hanno visto dal balcone del proprio appartamento nella periferia di Manfredonia la loro automobile completamente avvolta dalle fiamme. Eccoci, finalmente ci siamo in diretta questa sera al punto per un'altra puntata. Tra poco sto per fare un collegamento importante, la ringrazio perché la vedo già schierata con noi, una delle più brave giornaliste del nostro panorama nazionale italiano. Con noi Maria Giovanna Maglie, buonasera e ben ritrovata al punto. Buonasera, buonasera ai telespettatori, buonasera a te. Allora, Maria Giovanna, con te subito voglio entrare nel vivo della nostra trasmissione presentandoti la copertina. Una copertina importante che riguarda sia me sia te, ma che riguarda tutti i giornalisti, perché quello che abbiamo visto a Milano qualche giorno fa è davvero angosciante. I Novax che si scagliano contro i giornalisti. Ti faccio vedere la ricostruzione dei nostri giornalisti e poi ti chiederò in merito. Sono sempre in compagnia di Maria Giovanna Maglie. Maria Giovanna, hai visto la nostra copertina, delle immagini davvero piuttosto, come dire, tremende le chiamerei, perché definire i giornalisti terroristi mi sembra una vera e propria esagerazione. Tu che idea ti sei fatta, no? Guardando queste immagini, ma soprattutto ascoltando le parole dei tanti Novax che proprio l'altro giorno sono scesi in piazza Milano, ma anche un po' in tutta Italia. Perché i giornalisti dovrebbero essere i responsabili, no, di questa comunicazione secondo loro sbagliata, ovviamente nella materia anti-Covid? La comunicazione e l'informazione sono sicuramente sbagliate, la violenza nei confronti di chiunque e il termine terrorista lo è altrettanto. Detto questo, devo dire che non esce bene da questa vicenda la stampa, i media e le TV, con le dovute eccezioni di chi ha fatto sentire anche i pareri diversi. Diciamoci la verità, perché siamo persone oneste. Niente in questo periodo, in quest'anno e mezzo, ha
aiutato a far sentire l'opinione di tutti. E badate bene che in quella piazza non ci sono solo fanatici Novax, cioè gente contraria a tutti i tipi di vaccini, quelli ci sono sempre stati. C'è gente che ha dei dubbi sulla campagna politica e il tipo di uso totalitario di questo vaccino. Se queste persone fossero state rassicurate, persuase, ascoltate, se l'informazione politica, scientifica e mediatica fosse stata più trasparente, non avremmo ora questo brutto stato di tensione sociale che è solo all'inizio. Maria Giovanna, voglio parlare anche insomma di tutta quella questione che riguarda, sai benissimo, no? Allora, stop alle cartelle, stop, come dire, no? A tutta la questione finanziaria che riguarda insomma i cittadini. C'è molta preoccupazione perché se è vero che in termini di percentuali, come dire, il nostro PIL è, come dire, no, tornato a salire, è vero anche che però non possiamo vessare i cittadini con, no, queste responsabilità attive proprio, che poi si fanno i conti con le tasche dei cittadini che non hanno la possibilità. Com'è possibile pensare in un periodo di ripresa già stangarli i cittadini? Parliamoci chiaro, nessuna nazione si riprende, tantomeno l'Italia, che già era in uno stato di difficoltà e che ora si ritrova distrutta dopo la pandemia, se non si fa una politica diversa delle tasse e del fisco, se non si abbatte drasticamente la tassazione sulle imprese e anche sulle famiglie. Insisto su quella sulle imprese, perché quello significa mettere gli imprenditori in condizione di investire, assumere e pagare in modo decente e non scappare all'estero, non delocalizzare o non chiudere. Tutto questo non viene fatto. Questo governo, che abbiamo accolto come il male minore visto che non si poteva votare, si sta comportando con una pericolosa deriva verso l'austerità, il far debito e il vessare i cittadini. Sono onesta, non sono ottimista, altro che tanti soldi, una montagna di soldi dall'Europa, una montagna di debito. E le tasse sono al centro di questa cosa. È la solita vecchia storia di vessare i cittadini invece di liberarli in modo che abbiano più soldi in tasca e spendano. L'aumento delle bollette, giusto per citarne qualcuna, abbiamo ovviamente questa, come dire, questo perimetro dell'antistangata, poi insomma si vuole mettere le mani anche per quanto riguarda la prima casa, che tu sai benissimo Maria Giovanna, per noi italiani la prima casa è veramente una cosa da consacrare, da tenere protetta, no? Si vuole mettere le mani anche nel catasto, insomma si sta cercando di capire come colpire i cittadini, questo è chiaro, è un governo che sta puntando un po' contro i cittadini in questo momento, anziché dare manforte e supporto. È assolutamente così, e ti dico di più, se non ci fosse un minimo di compensazione da parte di quella presenza, diciamo, di centrodestra che c'è nel governo, la situazione sarebbe peggiore, avremmo la tassa di successione, avremmo lo Ius Soli, avremmo il DDL Zan, avremmo abolito una serie di misure che in qualche modo compensano. E il fatto è questo: si deve fare una politica di drastico abbassamento delle tasse, e questo governo di tecnocrati non ha nessuna intenzione di farlo. La riforma del catasto è una patrimoniale immobiliare nascosta, ma neanche tanto, perché ce ne siamo accorti tutti. Come commenti, Maria Giovanna, le amministrative, sia quelle che riguardano il nostro territorio, insomma tutti i partiti scendono in campo con i leader che portano ovviamente i candidati sindaci nelle principali città. Manca poco, qualche giorno, e scopriremo dove insomma vireremo su quelli che sono le preferenze dei diversi partiti. Tu che idea ti sei fatta? Allora, io non ho mai dato nella mia esperienza professionale alle elezioni amministrative un valore politico. Tieni conto che poi è pieno di liste civiche in Italia. Le liste civiche sono o liste civetta, o liste mascherate, o liste comunque di commistione di cose per battaglie comuni. Quindi non è quella cartina di tornasole del successo, del consenso dei partiti, che sono le elezioni politiche e anche le elezioni politiche europee. Io mi aspetto, e oltretutto c'è una situazione politica italiana abbastanza ambigua dal punto di vista aritmetico, voglio dire, il centrodestra ovunque si presenta con un solo candidato è già tutto unito, quindi sono già tutti i suoi voti. Il centrosinistra è frammentato, ma chi arriva al ballottaggio potrà sperare nel voto di quegli altri, perché questo è il tipo di rapporto, e quindi aritmeticamente il centrodestra è svantaggiato. Però siccome è anche vero che la crisi del PD e la crisi dei 5 Stelle sono
sotto gli occhi di tutti, al contrario di quanto si dice del centrodestra, è possibile che ne possa usufruire quindi il centrodestra. Maria Giovanna, come commenti le elezioni in Germania? Però la partita sono l'elezione del Presidente della Repubblica, scusami se intervengo. È un concetto importante, infatti ci volevo arrivare con te anche su questo. Allora, le elezioni in Germania sono, da una parte, la dimostrazione che il proporzionale non funziona, dall'altra la dimostrazione che la Merkel, andandosene, ha scelto un candidato debole che non ce l'ha fatta e quindi se pensava di lasciare la sua eredità non è andata così. Sono alla pari, l'SPD farà di tutto per fare l'accordo con i Verdi sono l'ago della bilancia, ma è un grandissimo casino, sembra l'Italia, sembra. E ci vorranno mesi per avere un governo, questa non è una bella immagine. Due parole sull'eredità della Merkel, il mio giudizio è molto severo. In 16 anni di governo Angela Merkel ha sempre e solo pensato, ha fatto bene da quel punto di vista, alla sorte, alle fortune, agli affari, al predominio della sua nazione. Non è mai stata, che ne dicano, un leader europeo, perché non ha mai sviluppato, dalla mano dura sulla Grecia, alla crisi siriana, agli accordi economici con la Turchia, una visione unitaria di Europa. Quindi non credo che qualcuno si potrà ispirare a lei se ne prenderà il posto in Europa. E l'Europa è in una crisi terribile. Maria Giovanna, io questa sera, durante le mie oltre 3 ore di trasmissione, sai che siamo il programma più seguito del Sud Italia con una certa responsabilità, racconto tante storie, come quelle che questa sera tornerò a dare proprio manforte e supporto. I riflettori si accenderanno su quelle tante problematiche che riguardano le case abusive. La scorsa settimana ne parlavo con Mastella, no? Perché anche in Campania, in Sicilia, oltre che in Puglia, insomma tutto il Sud, questo è un problema frequente. Si costruiscono quelle case abusivamente sotto gli occhi di tutti, poi per demolirle si spendono comunque i soldi delle comunità locali, oltre 250.000 euro per demolirle. Quindi si spendono meno soldi per costruirle e non dargli nel condono, nella concessione. E quanti soldi invece sprechiamo in un momento di pandemia che, anziché vessare i cittadini, potremmo utilizzare quei soldi per ben altro. Guarda, sulle case abusive bisognerebbe tentare di usare il buon senso e la mano tesa verso i cittadini. In genere chi si costruisce una casa abusivamente non lo fa, non se ne può permettere un'altra. Allora lì bisogna essere molto chiari. Laddove le case, esattamente come le tasse da pagare, è la stessa cosa le tasse da pagare. Perché tu devi fare una rottamazione? Perché devi fare un saldo a stralcio definitivo? Perché almeno così, soldi che tanto non ti entrano e le persone sono messe nelle condizioni di ricominciare da capo le loro vite, il loro mestiere, la loro impresa. Così per le case. Se ci sono dei veri mostri che deturpano veramente, allora va bene, si deve demolire. Ma se non è così, è bene fare degli accordi e dei condoni. Buon senso ci vuole. Buon senso, grazie Maria Giovanna davvero per il tuo supporto, ovviamente torna quando vuoi per fare il punto in esclusiva con noi, per noi è veramente un privilegio averti perché il tuo pensiero è un pensiero per noi molto nobile. Grazie ancora alla mia collega giornalista Maria Giovanna Maglia. Grazie. Grazie a Maria Giovanna Maglie, col quale abbiamo fatto la prima parte della copertina, ma adesso voglio accendere i riflettori con un altro collega, un direttore, un giornalista di grande talento. Con noi questa sera lo ringrazio in esclusiva al punto. Claudio Bracchino, ben ritrovato al punto. Ben ritrovati a voi e a tutti. Salve. Salve. Allora, Bracchino, con lei, piuttosto che di tutto quello che ho già discusso con Maria Giovanna Maglia, invece con lei voglio aprire la copertina del punto su un argomento molto particolare, perché siamo qui ovviamente ad accogliere sia i buoni ma anche i pareri cattivi. Allora facciamo in questo modo, io le faccio guardare la copertina che riguarda il punto di vista che ha l'Italia nei confronti sia di quelle restrizioni che vengono meno, cioè la Danimarca, ma basti pensare anche l'Inghilterra, e gli italiani si domandano, ma perché noi no? Partiamo in questo modo, le chiederò in merito. Chiuse! Vado in famiglia! Liberia! Università!
Sono in compagnia di Claudio Bracchino. Allora, Bracchino, con lei subito voglio fare il punto sulla questione, come ha visto nel nostro editoriale, che riguarda la posizione dell'Italia rispetto ad altri paesi sia europei che non. Cioè, come mai, nonostante stiamo viaggiando verso l'80% di vaccinazioni, le restrizioni in Italia tendono a non diminuire rispetto, come abbiamo visto nel servizio, no? L'Inghilterra, l'Olanda, la Danimarca, invece, sembra tutto essere tornato alla normalità. Lei che cosa ne pensa in merito a questo? Che idea si fa? Beh, rispondo innanzitutto con il famoso incipit, lo uso spesso, ahimè, quindi mi spiace citarlo spesso, il grande Tolstoi, l'incipit famoso di Anna Karenina, che dice: tutte le famiglie felici si assomigliano, tutte quelle infelici, ognuno è felice a modo suo. Quindi io direi che ogni paese, lo traduco poi nel nostro, no? Traduco questa citazione nel nostro tema, nel nostro campo giornalistico, ogni paese deve fare i conti con la propria storia, con i propri numeri, con la propria sanità, con le proprie abitudini, quindi è difficile stabilire e vedere le immagini di quelli che indubbiamente stanno in giro senza mascherina, sono tornati normali, dice perché noi no. È normale, è umano pensarlo, però ripeto, ogni paese ha la sua storia, in questo l'Europa, se ricordiamo le origini di questa pandemia, è stata molto diseguale. L'Europa ha ritrovato una sua unità, diciamo a fatica, ma c'è, su questo bisogna ammetterlo, sul recovery fund, sull'idea di avere tutti gli stessi problemi economici e tutti di darci una mano senza fare quello che è successo con la Grecia. Ma da un punto di vista sanitario, al di là ora del grande caos dei vaccini, di quello che è l'istituzione, l'autority del farmaco europeo che è l'EMA, ogni paese sulle regole del Covid fa come ritiene opportuno. Allora io direi che il modello a cui noi dobbiamo guardare di più è il modello inglese, però il modello inglese, ricordo che 5 mesi fa dicevamo di essere a metà strada rispetto a loro sul piano vaccinazioni. Loro hanno fatto altre scelte, hanno avuto altre forme di coraggio, hanno avuto altri problemi e oggi sicuramente sono in altre condizioni rispetto a noi. Parlo del Regno Unito perché ha delle dimensioni, diciamo, geografiche, un numero di popolazione più simile alla nostra rispetto a paesi che sono più piccoli e che hanno sicuramente popolazioni inferiori, altri criteri statistici. Ora, quindi, questo per spiegare un po' le differenze. Noi siamo stati travolti dalla pandemia all'inizio più di altri paesi europei, forse più di altri paesi al mondo in una certa fase, la nostra sanità e anche un po' la nostra politica ha traballato in una fase iniziale, abbiamo faticato tantissimo a procurarci i vaccini come tutti i paesi europei, ma abbiamo faticato tantissimo rispetto ad altri a capire quali erano le norme per fare i vaccini, non ci dobbiamo dimenticare di queste cose, perché sennò poi dopo ragioniamo solo sul presente. Allora qual è il problema? Vengo al dunque. Il piano vaccinale, e perché lo prendo da questo lato? Perché noi confondiamo sempre in tutte le trasmissioni, non la sua, dico tutte quante, il discorso sui vaccini col discorso sul Green Pass. Allora, il piano vaccinale sono due cose nettamente diverse, no? Assolutamente. Nettamente diverse no, è chiaro che si sono in relazione, però noi dobbiamo essere chiari con l'opinione pubblica. Il piano vaccinale si è arrestato a un certo punto, da questa fase iniziale gloriosa, dove tutti pensavano al vaccino come alla risoluzione dei problemi, adesso si è arrestato per mille motivi. Guardi, io sono un giornalista che ha molto rispetto, ho scritto sul giornale, un editoriale, un giornale con cui collaboro, e, molto chiaro, ho detto, al di là degli estremisti che vanno in piazza, di quelli che hanno arrestato con i fucili a caso, che dicono che vogliono tagliare la gola ai giornalisti, queste sono cose che non sono inaccettabili, come inaccettabile quel signore che urlava a Norimberga, tutte le simbologie del nazismo, del mondo ebraico, lasciamola da parte con questa storia qui, che è un pezzo di storia che è meglio neanche non citare o non rievocare. Però io capisco che c'è una parte di italiani che non si vuole vaccinare per mille problemi, tutti legittimi, finché non c'è l'obbligo sono tutti legittimi. Allora noi tra virgolette, intendo soprattutto il governo, chi fa le regole, hanno pensato di risolvere il problema estendendo il più possibile un Green Pass che era nato in origine come un documento diverso. E anche qui faccio una piccola digressione, poi mi interrompo se sono troppo lungo. Assolutamente. Il Green Pass era nato, avevamo detto tutti che in uno stato di emergenza, in uno stato di lotta alla pandemia, parlavamo della tarda primavera, inizio dell'estate, in un momento in cui dovevamo tornare a viaggiare, a rimettere in piedi l'industria del turismo, riaprire gli stadi in parte, riaprire i teatri, rifare i saloni come è successo a Milano dove io vivo, la moda, il salone del mobile, sono eventi che portano soldi, che riportano vita, riportano relazioni, ci voleva un Green Pass. Poi però, man mano che non si fa il vaccino, il Green Pass è stato esteso, secondo me, un po' troppo, per esempio è molto problematico da un punto di vista giuridico il discorso sul luogo di lavoro, perché molte persone che non hanno il vaccino che fanno? Non vanno a lavorare
vengono licenziate, hanno lo stipendio sospeso. Cioè il Green Pass è diventato qualcosa di diverso dal principio anche filosofico e giuridico per cui era stato fatto. Se è una moral suasion per convincere gli italiani che non lo fanno a fare il vaccino, è sbagliato. Avremo sempre più gente in piazza, rischiamo una sottile divisione sociale tra cittadini di serie A e di serie B che non è giusta, e lo dice uno che crede nel piano vaccinale, che crede nella scienza e che crede che in un certo periodo dobbiamo avere dei documenti o delle cose che ci aiutano a recuperare la nostra normalità. Però a termine, però poi dovremo avere un'immunità di gregge e risolvere il problema e fare a meno anche noi del Green Pass, insomma. No? Bracchino, non c'è soltanto questo divario per quanto riguarda, appunto, come diceva lei, per chi si vuole vaccinare e chi no. C'è anche un divario sul famoso PNRR, e cioè intanto si fa molta fatica per la questione, no, di capire queste nuove risorse e come verranno utilizzate, ma c'è sempre quel divario che riguarda anche un po' il sud e il nord, perché il sud, spesso me ne occupo in questa trasmissione, si lamenta del fatto che le risorse destinate al sud sono sempre inferiori qui al mezzogiorno. Ma perché c'è questa differenza? Insomma, io, diciamo, non so, non vorrei che fosse, però questa volta, come lei sa, io l'ho presentato qui da lei, ho scritto un libro sulle disuguaglianze, sapevamo che le disuguaglianze sarebbero peggiorate con il Covid, quindi i problemi strutturali nord-sud non è che vengono risolti dal recovery fund. Certo è che, sapendo che ci sono dei bisogni specifici in certi territori, per esempio le infrastrutture, sia materiali che immateriali, un aiuto per il lavoro ai giovani, più forte al sud perché è più forte la disoccupazione giovanile, più forte il fenomeno dei NEET, tutta una serie di cose che voi conoscete bene, una parte dei soldi va destinata lì. Io però, per quello che almeno ho saputo, diciamo, per quello che si sa a questo momento, perché la prima tranche dovrebbe arrivare, ma è legato a una serie di riforme che sono nazionali, non riguardano il nord o il sud, riguardano tutta l'Italia, riguardano la semplificazione, l'innovazione, e una parte della riforma della giustizia c'è già stato, dovevo dare un segnale sul fisco. Queste sono norme generali, però mi sembra che il Ministero per il Sud ha fatto sapere che in 5 anni gli investimenti per il Meridione saranno ingenti. Il problema è che questi soldi devono arrivare e devono essere spesi bene. Su come saranno spesi, ma io apro un punto interrogativo, mi fido però, insomma, se non vogliamo fidarci del piano vaccinazione, di una delle due cose per cui Mattarella ha chiamato Ciampi, cioè che il recovery si facesse, che noi avessimo i soldi, che avessimo i progetti e che i soldi fossero spesi bene per i cittadini che ne hanno bisogno, in particolare, se è giusto così, e io penso che sia così, anche per quelle regioni italiane che hanno più bisogno di interventi, insomma, no? Ci sono l'elenco dei progetti, non mancano i progetti, insomma, quindi insomma, sono stati scritti, sono stati pubblicati, però ora quei soldi devono arrivare, devono essere spesi bene da un concerto di, diciamo così, di protagonisti che hanno anche, insomma, come figura gli amministratori locali, direttore Bracchino, speriamo che poi questi soldi vengano utilizzati davvero per quei progetti e che quei progetti si mantenga fede, perché molte volte la maniera italiana, no? Dobbiamo inseguire tutte le responsabilità. Però io voglio essere qui ottimista. Se noi, tra virgolette, come italiani, e se il sud dell'Italia perde anche questa occasione, è un fatto molto grave. Più che Next Generation Europe parliamo di fine di una generazione futura, no? Noi dobbiamo dare ai nostri giovani, anche quelli che vivono nelle nostre meravigliose regioni del sud, delle prospettive di vita, dobbiamo dare un futuro, dobbiamo aiutarli a trovare un lavoro nel loro territorio, a curarsi nel loro territorio, a spostarsi, ad avere una mobilità moderna, ad avere internet anche in quelle regioni come parte della Sicilia, parte della Calabria, non arriva ancora la banda larga. E noi è inutile che parliamo di democrazia digitale se poi non c'è neanche la banda larga per connettersi a internet, no? Sono d'accordo con lei. Grazie davvero per il suo supporto, quando vuole torni sempre qui. Beh, e il benvenuto al punto, grazie davvero al direttore giornalista Claudio Bracchino, che con grande piacere ho davvero l'onore di intervistare. Grazie ancora, grazie. Arrivederci. Allora, questa è la copertina che dedico ai grandi protagonisti del mondo del giornalismo, della politica, del mondo dello spettacolo, che decidono di intervenire in diretta con me. Una manciata di minuti e sto per entrare nel vivo della trasmissione, perché mi stanno per raggiungere molte cariche dello Stato, molti onorevoli senatori, qui proprio nella mia arena, nel mio salotto, perché stiamo per fare il punto di tanti, tanti altri argomenti importanti. Non cambiate canale, una manciata di minuti. E
Eccoci ritrovati, siamo sempre in diretta con la lunga maratona del punto. Andremo oltre mezzanotte, tre ore e mezza, voi sapete, questo è il programma di maggiore successo. Anzi, in apertura voglio ringraziare oltre il milione di telespettatori che la scorsa settimana avete seguito questa trasmissione. Io sono davvero onorata che il mio lavoro, il lavoro di tutta questa squadra, vi piaccia. Stiamo per fare il punto con tantissime cariche dello Stato. Sapete, questa è la prima parte della trasmissione che io dedico alla grande politica istituzionale, quella nazionale, a confronto con voi cittadini. Tante storie protagoniste questa sera. Sto per presentarvi i miei ospiti, ma devo subito entrare con la cronaca per l'ultima ora per quanto riguarda questo bruttissimo caso che è accaduto a Manfredonia in provincia di Foggia. Avete visto l'amore di questi due ragazzi omosessuali, sono stati vittime di un bruttissimo incidente perché la loro auto è stata incendiata. Tra poco, in esclusiva al punto, avremo i due protagonisti, quindi parleremo con tantissimi ospiti anche per quanto riguarda il DDL Zan, insomma, che sapete è ancora in questo momento bloccato al Senato. Intanto vi faccio guardare questo piccolo estratto di questa testimonianza che avrò in esclusiva questa sera. Grazie a Onofrio dalla regia. Nell'affacciarmi alla veranda ho visto verso mezzanotte un quarto circa che la macchina stava bruciando. Inconsciamente, non pensando che fosse la nostra, ho gridato al mio ragazzo di portarmi le chiavi e di spostare la macchina, fino a quando non ho capito che era proprio la nostra. Era da poco passata la mezzanotte del 20 settembre scorso quando Cosimo e Massimo, fidanzati da circa 2 anni, hanno visto dal balcone del proprio appartamento nella periferia di Manfredonia la loro automobile completamente avvolta dalle fiamme. Sembra un film, ha affermato Massimo, mentre i vigili del fuoco sedavano l'incendio. Mossi da paura, sconforto e indignazione, i due giovani hanno sporto denuncia contro ignoti. Più volte, essendo che nell'arco di 2 anni abbiamo ricevuto veramente tante minacce, anche alla macchina precedente, tanti danni, ovviamente poi l'abbiamo fatta rottamare, abbiamo ricondotto tutto a questo, tant'è vero la procura di Manfredonia, i carabinieri di Manfredonia comunque stanno indagando anche su questa situazione e stanno dando comunque modo di capire chi possa essere stato a fare tale reato. Stiamo per andare proprio lì in diretta a Manfredonia, in provincia di Foggia. Tra poco li avrò in collegamento e cercheremo di chiarire questa brutta vicenda. Sapete che la nostra regione ha dato il via libera, no? Grazie anche al presidente Michele Emiliano, che spesso frequenta la mia trasmissione, per quanto riguarda il farmaco, quel farmaco che serve proprio a quei bambini affetti di SLA. E allora io stasera avrò una grande esclusiva perché ho bisogno di un aiuto, l'aiuto vostro. Io con il punto spesso ho risolto tante questioni, sono andata lì proprio a smascherare, ma anche a chiedere semplicemente supporto alla politica. Come ha già fatto il presidente Michele Emiliano, abbiamo dato, grazie all'AIFA, la possibilità di somministrare questo farmaco, ma c'è bisogno di un medico, un neurologo che si prende la responsabilità. Questa sera il punto si accenderà proprio a Valenzano, in provincia di Bari, perché avrò la mamma in collegamento per questo appello. E allora vi mando un pezzettino, un estratto di questa storia che questa sera in esclusiva tratterò. Prego. Lui già non regge il capo, non sta seduto, non muove le gambe, muove solamente le braccia e un po' la testa. C'è questo farmaco, questa cura genetica che io assolutamente vorrei provare, perché se mio figlio riesce a stare meglio, io lo devo provare in tutti i modi. Bene, questa è la storia di Paolo, ma anche di Marco, perché tra poco faremo un balzo sia a Valenzano in provincia di Bari, ma racconteremo anche la storia a San Ferdinando di Puglia. Tra poco, questa sera, accenderemo i riflettori perché dobbiamo trovare assolutamente un neurologo che sia in grado di somministrare, che si prenda più che altro la responsabilità di somministrare questo farmaco. Sto per fare il punto con tutte le cariche dello Stato questa sera, vado subito e lo ringrazio per essere intervenuto in diretta con noi, da Forza Italia, l'onorevole Mauro Dattis, buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. Da quest'altra parte, da Puglia Popolare, grazie, l'onorevole Massimo Cassano. Buonasera a tutti. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bruna Piarulli. Buonasera a tutti. Da quest'altra parte, sempre dal Movimento 5 Stelle, l'onorevole Francesca Galizia. Buonasera a tutti.
Con noi questa sera, ambasciatrice per quanto riguarda la regione Puglia che esporta in tutto il mondo, con noi Nancy Dell'Olio. Buonasera, buonasera. E poi abbiamo con noi dal Partito Democratico l'onorevole Ubaldo Pagano. A Manila, buonasera a tutti. Tra poco ho una testimonianza, apritemi l'audio, lo vado a salutare, questo è un organizzatore di serate, si chiama Giuseppe. Giuseppe Giannelli, buonasera, eccoti qui. Allora Giuseppe, tra poco ti darò voce perché tu hai da fare una testimonianza importante per quello che riguarda la famosa questione delle discoteche, il Green Pass, discoteche chiuse, chi ha fatto i furbetti e chi no. Rimani lì perché tra poco arriverò da te. Ma intanto voglio subito, con la presenza anche di Mauro Dattis, fare il punto sulla questione che riguarda invece allo stop cartelle. Allora, stop cartelle rottamazione, respiro agli italiani, soprattutto, diciamolo, no, già stremati da questa pandemia, non bisogna vessare i cittadini. No, noi siamo stati tra i primi a sostenere che la pandemia ci avesse portati ad una condizione economica difficile nel paese e che non bastava soltanto sospendere provvisoriamente il pagamento delle scadenze, semplicemente spostandole a scadenze successive, perché si sarebbero cumulate e avremmo aggiunto danno a danno soprattutto alle imprese medio-piccole, gli artigiani, i commercianti. Per questo abbiamo sempre sostenuto, quando eravamo all'opposizione, ma adesso anche che siamo al governo, la necessità di una riduzione del carico fiscale pendente da parte degli italiani, ovviamente selettivo, cioè selezionando, perché ci sono stati, c'è da dire, nel periodo della pandemia settori che hanno regolarmente fatturato, addirittura settori che hanno fatturato di più rispetto a prima perché magari hanno dato dei servizi idonei alle nuove esigenze che la pandemia ha portato. Quindi quella della sospensione non è soltanto la nostra richiesta principale, ma è anche quella di una sospensione e riduzione selettiva del carico fiscale da parte dei contribuenti. Onorevole Dattis, entriamo più in maniera dettagliata anche sulla questione dell'antistangata che riguarda appunto anche l'aumento delle bollette, perché lì insomma ci siamo un po' tutti frenati, ma questa è anche un'idea che avanza dal centrodestra, in particolare da Forza Italia. Vogliamo rassicurare insomma i cittadini che non saranno stangati? Il Presidente del Consiglio Draghi ha da subito detto che ovviamente il governo interviene su questo. L'aumento delle bollette, cosiddetto, deriva soprattutto dall'aumento del costo delle materie prime, che è un problema nazionale ed internazionale. Anche l'appello ad una responsabilità da parte del Ministro Cingolani deve essere ascoltato. Le forze politiche si sono confrontate in Parlamento, devo dire, grazie ad una mozione che è stata presentata dal Movimento 5 Stelle, alla quale abbiamo partecipato tutti i gruppi politici, abbiamo dato un'indicazione chiara al governo. Io credo che questo aumento non solo delle bollette ma anche delle accise sarà ridimensionato nei prossimi mesi. Invece che cosa mi dice sulla questione del PNRR, cioè a che punto sono i progetti della ripresa? Perché questo è fondamentale, no? Tra poco dovrebbero arrivare la prima parte dei soldi e al di là, no, ne parlavo proprio prima, onorevole Dattis, sia con Maria Giovanna Maglie che con Claudio Bracchino, ottimi giornalisti col quale facevamo il punto di quelle, se vogliamo, no, lamentele da parte di molte organizzazioni locali in cui dicono che insomma i famosi soldi del Recovery Sud sono in qualche modo un po' inferiori rispetto a quelli destinati al nord. Intanto a che punto sono i progetti del PNRR e quindi è vero che il sud avrà meno fondi o in realtà è soltanto, come dire, una leggenda metropolitana? Guardi, è inserito nel testo del PNRR approvato che il sud avrà il 40% delle risorse e la stessa percentuale l'ha avuta anche dal fondo complementare, che sono fondi nazionali che si integrano al PNRR finanziato dall'Unione Europea. La prima tranche è già arrivata all'Italia e adesso bisogna ovviamente spendere nei progetti che sono stati inseriti nel programma. Per questo sono fondamentali le riforme che stiamo approvando al governo, compresa quella della semplificazione, che è quella che poi semplifica le procedure autorizzative. Ci sono opere pubbliche che in Italia si fanno in 10 anni, noi non possiamo permetterci di fare le stesse opere pubbliche inserite nel PNRR in 10 anni, ma le dobbiamo fare tutte entro il 2026 e forse questo PNRR ci aiuta non soltanto a finanziare queste opere, ma addirittura a sbrigarci anche a realizzarle.
Bene, grazie all'intervento dell'onorevole Dattis, che la invito a rimanere perché adesso stiamo per entrare nel vivo insieme anche a tutti gli altri politici su quello che riguarda invece le questioni del nostro territorio. In particolare ieri mi trovavo con degli amici a Polignano a Mare, la nostra bellissima Polignano a Mare, e quando a un certo punto mi avevano segnalato che si correva perché c'era un famoso cantante. Allora lì è partita la mia curiosità nell'andare a vedere che cosa stava succedendo. Bene, mi sono imbattuta, non pensavo di lavorare, ma come sapete il nostro mestiere è quello di raccontare sempre la verità. E allora abbiamo scoperto che c'era una festa privata, che però di festa privata a quanto pare non era. E cioè si entrava in questa festa, entravano più o meno tutti, non è stato chiesto il Green Pass, erano completamente tutti senza mascherina, ma soprattutto a nessuno è stato chiesto né l'invito ma manco il tampone. Allora l'inchiesta, l'esclusiva, e interveniamo con tutti i politici sulla questione. Prego. Vedete, nessuno porta la mascherina, tutti entrano. Lei ce l'ha il pass per entrare a questa serata? No. Ah, come no? Cioè lei non ha l'invito, nessuno ha l'invito. Ce l'avevate l'invito per entrare qui? No, non serve. L'invito non serve? Non serve l'invito? Entrando in questo locale, lavorano, lei non ha chiesto lui il Green Pass, lavorano, e lei ha detto a queste persone, le ho registrato quello che lei ha detto, se vi faccio entrare il proprietario si arrabbia, sono le sue parole, ok? Io non mi chiami il proprietario, vabbè, io ci voglio parlare, ma lo faccia con educazione, perché io non sono maleducata, è lei che mi sta sbattendo la porta in faccia. Scusa un attimo, devo uscire. No, mi chiami il proprietario, sì, perché qualcuno deve rispondere, mi chiami il proprietario. Mi deve chiamare il proprietario, gentilmente. Posso parlare col proprietario, visto che ha fatto entrare un sacco di gente senza invito e senza Green Pass? Allora, qua nessuno c'ha l'invito, nessuno di loro c'ha l'invito e tutti quelli che sono entrati non hanno l'invito. Allora, sulla questione ovviamente ho cercato in tutti i modi sia di raggiungere Salmo, che a un certo punto è stato fatto andare via dal locale, quindi non c'è stato modo di intervistarlo, anche perché volevo chiedere a Salmo se era a conoscenza appunto delle responsabilità della materia anti-Covid. E mi sembra di capire però che Salmo sull'argomento ha avuto non pochi ma tanti problemi, perché quest'estate, anzi qualche settimana fa, analogo episodio è accaduto anche ad Olbia, in Sardegna, dove appunto Salmo, incitava tutti ad andare a questo concerto anche non rispettando le regole. Ma al di là di questo ho cercato di parlare col proprietario, ma non è stato cosa. Voglio ringraziare ovviamente le forze dell'ordine, sia del comando di Monopoli, le ottime forze dell'ordine, ma anche del comando di Polignano a Mare, che mi hanno raggiunto tempestivamente per mettere fine a questo rave, a questa serata. E allora ne parlo con l'onorevole Ubaldo Pagano. Allora, io ovviamente, onorevole, non sono contro i lavoratori dello spettacolo, però dobbiamo anche esercitare la nostra professione nel raccontare la verità, intervenire soprattutto per cessare questo tipo di atteggiamenti, altrimenti da questa pandemia non ne usciamo più. Hai ragione, sicuramente queste immagini sono uno schiaffo in faccia ai tanti operatori del mondo del divertimento e più in generale dello spettacolo, che invece in questi mesi hanno dovuto soffrire sulla loro pelle le norme anti-Covid che giustamente i tecnici hanno detto andavano seguite. Con questa maniera si è aggirata una normativa che evidentemente era molto chiara. Io mi auguro che tutti i soggetti deputati a dover fare delle indagini lo facciano in fretta, in maniera approfondita, e che
le persone che si sono macchiate di questa infamia nei confronti di tanti cittadini onesti che in questi mesi hanno dovuto sopportare queste restrizioni siano puniti con estrema non voglio essere con durezza, ecco. Non voglio fare la caccia alle streghe nei confronti di nessuno, ma se non si è esemplari nella punizione su questo argomento, evidentemente tutti quanti si sentiranno autorizzati a fare la qualunque. Assolutamente sì, no, sono immagini, in maniera, sono immagini abbastanza disturbanti, semplicemente per sottolineare quello che ha già detto l'onorevole Pagano, cioè, e non solo quello che hanno dovuto accettare e rispettare tutti gli operatori del nostro, del settore dello spettacolo, ma è il danno che creano a tutto il resto dei cittadini che abbiamo rispettato e rispettiamo generosamente le regole. Cioè, questo mi auguro veramente che siano rintracciati e riportati a essere, insomma, no, la parola punire non mi, di rispettare le regole, e quindi siano sanzionati, perché bisogna essere esemplari. Questo è contro le regole. No, al di là dell'invito, che chiaramente c'è stata una bugia, perché se era una festa privata, comunque va mostrato, anche le feste private va mostrato il Green Pass. C'è l'obbligo del Green Pass, quindi è questo che è la cosa che non va. Non è possibile non rispettare le regole, e quindi questo danneggia, ma danneggiano, io mi auguro che non sia visto, nello stesso tempo non sia visto, perché questo danneggia moltissimo l'immagine della Puglia, quello che mi riguarda. Prego, onorevole. Prego. No, dicevo... Quest'estate di queste feste ce ne sono state tante, tu sei stata bravissima e hai dimostrato anche una grande professionalità, anche un atto di coraggio, perché andare in quell'occasione in una festa privata e affrontare di petto un po' tutti è stato un atto di coraggio. Manila, ma quest'estate ci sono stati parecchi casi. E purtroppo non dipende più né dalle forze dell'ordine né dalla magistratura né dagli amministratori, ma dipende dall'incapacità e dalla poca intelligenza che utilizzano determinate persone in determinati periodi. Capisco tutto, capisco che il tema è un tema serio, che c'è da intervenire nel più breve tempo possibile nel finanziare queste attività, nel trovare la soluzione per aprire locali, per aprire il cinema, per aprire i teatri, ma non è giusto penalizzare gli altri, perché molti imprenditori, soffrendo, hanno tenuto chiuse le imprese e qualcuno... Però, onorevole Cassano, le dico anche questo, che quei 1.000-1.500 ragazzi, lo dico anche all'onorevole Dattis, no? Cioè, se non sono stati controllati né con la questione del Green Pass, ma tantomeno con un tampone, che forse avrebbe una maggiore certezza, magari visto che era una festa privata, si potevano, questo vi do consiglio, organizzare mettendo dei tamponi privati, appunto, visto che era una comunità privata. Ma io ho smascherato che una comunità privata non si trattava, perché entravano tutti al di fuori della sottoscritta, che forse ero scomoda. Detto questo, lo voglio chiedere all'onorevole Dattis, cioè, quei 1.500 ragazzi, chi li controlla? Perché quelli di lì poi sono andati a scuola oggi. E le classi vengono chiuse perché si aumentano i focolai e quindi dobbiamo mettere in quarantena. È un gatto che si morde la coda. Guardi, noi qua siamo parlamentari della Repubblica e non possiamo non aver visto come non hanno visto tutti quanti. Quindi io credo che come stiamo qui dentro chiederemo sicuramente spiegazioni intanto al prefetto, per comprendere anche come mai non ci sia stato l'intervento coraggioso, come ha detto Massimo Cassano, di Manila Gorio, e non ci sia stato l'intervento delle forze dell'ordine, perché poi, diciamo, anche un vigile urbano se ne sarebbe dovuto accorgere, francamente. Beh, però ecco, perché poi il fatto di essere una festa privata non giustifica l'esenzione da produrre un Green Pass, un tampone. Del resto, questa questione è reale, delle discoteche chiuse, ed proprio è in discussione al governo la possibilità anche di prevedere delle capienze rispetto a quelle regolamentari un po' diminuite, proprio per cercare di riattivare il settore che ha subito anche dei danni economici. Ma questo non giustifica queste immagini, perché qua dobbiamo sempre tenere presente che diciamo, non rispettare le regole comporta il mancato rispetto degli altri e quindi
mettere a rischio l'incolumità pubblica, quindi certo, non è soltanto un problema del singolo, della salute del singolo. Effettivamente l'altra cosa che non si vede neanche la temperatura o un gel sanificante all'ingresso, che sarebbe il minimo richiesto per accedere a qualsiasi posto pubblico. Io credo che sia oggettivamente una festa che va oltre ogni regola. Noi come Movimento 5 Stelle ci siamo tanto attivati per riaprire le discoteche, abbiamo fatto diversi ordini del giorno, abbiamo avviato un dialogo con il governo, il CTS tuttora dice che comunque è diciamo, una situazione molto critica quella di riaprirle, perché sono i luoghi in cui più si diffonde il virus. In queste ore si sta dibattendo sulla riapertura dei musei, sulla riapertura dei cinema, ma le discoteche rimangono ancora diciamo indietro. Questo è un problema grave che va affrontato, perché qui bisogna riaprire tutto. Non possiamo permettere che ci siano nelle piazze pubblici comizi con tanta gente, non possiamo permettere che ci siano feste private di questo genere, perché tutti abbiamo fatto dei sacrifici quando ci è stato richiesto per evitare che il virus venga diffuso, e poi queste persone ci sbattono in faccia una festa privata che secondo me non è assolutamente tollerabile. Volevo soltanto aggiungere questo, grazie onorevole Galizia, rispondo pubblicamente perché il mio modo è quello di fare ovviamente del sano giornalismo e del sano approfondimento. Dico a Salmo, che mi ha risposto alle mie Instagram story dove ho denunciato tutto questo ancora prima, anche questa sera in esclusiva, offendendomi pesantemente, non mando in onda le offese che ho ricevuto dal cantante ieri sera. Voglio dire però a Samo, lo faccio pubblicamente, è che io faccio il mio lavoro e soprattutto quello è un attentato alla sanità pubblica. E le dico anche questo: la sottoscritta qui durante la prima, la seconda e la terza ondata, lo possono testimoniare tutti, purtroppo, nonostante siamo controllatissimi, sono finita in terapia intensiva e ho rischiato la vita a 38 anni. E sono sana come un pesce. Le dico, questo virus è davvero maledetto e subdolo, e in qualsiasi circostanza, con qualsiasi variante, ma questo è statisticamente approvato, questo virus a chi fa dei danni e chi meno, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Quindi io ieri ero lì non perché facevo l'opinionista TV e mi ha preso a parolacce, io ero lì perché stavo raccontando esattamente quello che ho provato io sulla mia pelle, perché io ho visto la morte con gli occhi e mi metto nei panni di quei 130.000 morti che non ci sono più in Italia, e mi metto anche nei panni delle milioni di famiglie che hanno perso questi 130.000 parenti. Quindi le dico questo, eviti le offese, perché le offese sono gratuite. Se vuole un confronto, visto che lei è un cantante, lei ha la responsabilità, glielo dico attraverso questo programma, che dal sud arriva in tutta Italia, essendo un personaggio pubblico, un lavoratore dello spettacolo, ha davvero la necessità di comunicare, ma lo faccia nel migliore dei modi. E a proposito di questo, adesso ovviamente se il proprietario del locale, il noto brand di questa serata, ma anche l'organizzazione di Salmo, se evita le parolacce e gli insulti che mi ha mandato, vuole un confronto, il punto è a sua completa disposizione. Però c'è anche l'altra parte della realtà, o così sembra, perché lo stesso Salmo, ma non solo, Fedez, tanti cantanti, accusano invece la campagna elettorale delle amministrative, come quello di Giuseppe Conte, che sta facendo i comizi in tutta Italia, e dicono perché loro no, e perché loro sì e noi no, la ricostruzione. Risparmio energetico, maggiore sicurezza per le nostre abitazioni. Credo che le risposte vanno date direttamente a delle persone che non sono messe nelle condizioni di svolgere il loro lavoro da oltre 2 anni con scarsissimi aiuti da parte dello Stato. E sono certo che la cosa che mi mette tristezza è che sono sicuro che domani la macchina della propaganda e i comizi con le piazze gremite con 3-4 mila persone senza tampone e Green Pass continueranno, mentre i concerti no. E quella è la cosa ancora più frustrante dei soldi. E tu, cioè, che predichi da 2 anni, stiamo distanziati, stiamo lontani, state chiusi, con l'Italia, scusa, con l'Europa che è tutta aperta da mesi, fai il tour. Cioè, tu fai il tour. Buongiorno Fedez, mi rivolgo a te e agli artisti che come te in queste ore state lamentando le attuali restrizioni per la cultura e lo spettacolo, mentre invece la politica, gli incontri della politica avvengono con piazze gremite di gente. Dobbiamo ripartire tutti insieme, la cultura, la filiera della cultura, dello spettacolo deve poter ripartire, e non va bene portare la capienza all'80%, dobbiamo portarla al 100%. Io
E allora abbiamo due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, da Bruna Piarulli all'onorevole Galizia. Allora, vogliamo intervenire sulla questione? Beh sì, io credo che il Conte abbia colto il problema. Effettivamente quello che si vuole fare è riaprire tutto al 100%, perché adesso, visto che la curva di contagi sta calando e la situazione è più sotto controllo, si dovrebbe intervenire utilizzando il Green Pass e utilizzando tutte le misure di sicurezza, poter riattivare tutto. In queste ore si sta dibattendo, come annunciavo, la possibilità di riaprire i cinema all'80% e di poter riaprire così anche ai concerti, ad eventi musicali con una percentuale molto più ampia, riaprire i musei al 100%, e quindi insomma si deve lavorare in questa direzione. Sebbene io ritengo che effettivamente ci sia stata un'ingiustizia, perché tollerare una presenza così ampia di persone in una piazza è stato sicuramente un azzardo. Quindi... Perché per un comizio non è cioè richiesto Green Pass, capienza, temperatura, gel, come ho sentito prima, mentre per un concerto serve Green Pass, serve tutto ciò, le discoteche ancora chiuse? Una domanda proprio così semplice. Ma Giuseppe, tu sei un organizzatore di serate, hai riscontrato questi problemi? Cioè tu ti senti in difetto? Allora, io sono, premetto che io sono un'associazione, ho fatto dei piccoli eventi quest'estate, poi voglio anche ricollegarmi a quello che è stato detto prima, per gli eventi privati 1000 persone, 1500 persone non sono più eventi privati, innanzitutto, e quindi non facciamo passare messaggi errati. Lì non è arrivata la polizia, non hanno chiuso l'evento semplicemente perché è un brand abbastanza forte, sapeva tutto il comune che ci stava quella situazione, ma come al ovviamente solito nessuno interviene. Queste sono parole tue, Giuseppe, io le rispetto, ma ovviamente se il sindaco di Polignano, che spesso frequenta questa trasmissione, vuole intervenire per la difesa, se era a conoscenza o meno dell'andamento di quella serata, può farlo. Quindi secondo te quella non era una festa privata e siete stati penalizzati anche voi, una le piccole organizzazioni? Non è una festa privata, 1000-1500 persone, quindi non lasciamo neanche passare questo messaggio che è errato. 1000-1500 persone non è una festa privata. Una festa privata comunque richiede Green Pass e tutto il resto. Lì non c'era nessun tipo di controllo, ma semplicemente perché era il brand quello che era, e quindi nessuno è intervenuto e nessuno ha fatto chiudere. Io quest'estate, associazione, 100 persone che prevede la legge di farlo, mi sono arrivati i carabinieri e mi hanno chiuso l'evento. Spiegatemelo perché allora. Beh, effettivamente, onorevole Dattis, se non mi fossi trovata io ieri con quel grande coraggio, non avevo neanche la sicurezza, poteva finire male. E, cioè, come dice Giuseppe, questo organizzatore di serate, no? Noi piccoli organizzatori siamo stati penalizzati, però lì effettivamente io devo mettere la realtà in faccia, cioè questa situazione, cioè nessuno ieri ha bloccato quella serata di numeri ben più grandi rispetto alle queste piccole organizzazioni, che però c'è stato invece un controllo capillare. Guardi, no... Credo che le abbia prese tutte, come si dice, perché tra l'altro bisogna indagare pure sul fatto se si trattasse o meno di suolo pubblico, perché se è suolo pubblico qualcuno l'ha concesso, cioè la cosa si allarga, e appunto per questo gli avevo detto, io non le avevo viste queste immagini. Ma vuoi che un sindaco non sappia che c'è un evento del genere nel suo paese, che arriva un cantante comunque importante che trascina gente? Assolutamente. Ma stiamo scherzando? Certo. Io veramente, partita la trasmissione, sto sentendo da parte vostra veramente delle cose agghiaccianti. Voi quest'estate siete usciti o siete rimasti in casa? No. Fatemelo capire, perché non è il primo evento, cioè, aspetta, ce ne sono Giuseppe, stati tanti eventi. Stava dicendo una cosa molto importante. Io non ero a Polignano quel giorno, non posso sapere che a Polignano si sta tenendo questo. Sto dicendo che sicuramente, come ha detto il nostro rappresentante dell'associazione di settore, i dubbi sono clamorosi, cioè stiamo parlando di una festa che non è privata ma è pubblica, perché per una roba del genere ci vuole l'autorizzazione della commissione pubblico spettacolo o comunale o della prefettura, a seconda della capienza che si prevede. Probabilmente è stata fatta in suolo pubblico, secondo me ci sono delle infrazioni, chiamiamole così, alla legge, sulle quali sicuramente, dopo aver preso atto noi di quello che è accaduto, qualcosa dovrà essere fatta. Però
Però è questo è un altro argomento, perché potrebbe essere una cosa fatta in maniera Ma non si può permettere di fare norma, un comizio con 10.000 persone e bloccare le attività produttive del paese. Massimo, io sono d'accordo. In questo non c'è una logica in quello che si fa. Non c'è una logica come sempre. Sono d'accordo e non difendo. Come si fa a fare un comizio con 10.000 persone, dobbiamo intervenire con una norma, dire che non può aprire. Però Massimo, cerchiamo di non far passare neanche un messaggio distorto, per cui l'esercizio di democrazia lo mettiamo al pari di una serata di divertimento. Ma lo dico con rispetto, perché noi siamo transitori, ma prima o poi la democrazia è importante. Fare comizi durante una campagna elettorale è una cosa importante. Dopodiché sono d'accordo che anche le aziende sono importanti, la discoteca, ricordiamoci che sono aziende e ci campano famiglie e famiglie economiche. Ma bisogna dire le cose con chiarezza. Scusa Manila, ma è allucinante far passare al massimo un'ora. Una serata dura qualche ora, né una e nell'altra, questa è la verità. Sono due cose diverse. Perché noi oggi stiamo avendo, il governo sta avendo ragione nell'attività che sta facendo. Qualche ministro del vecchio governo ha indovinato l'attività anti-Covid. I risultati sono positivi, i casi stanno diminuendo. Ma che cosa stiamo dicendo? Hanno ballato in tutta l'Italia, hanno ballato quest'estate. A rischio la vita delle persone. Non esiste. La vita delle persone viene prima di tutto. Voglio bloccare tutti, perché? Allora, come dice il nostro... come dice dell'associazione in collegamento, ma è vero che quest'estate, come dice anche l'onorevole Massimo Cassano, sia in Puglia che in tutta Italia, si sono svolti regolarmente serate in discoteca senza controlli? Giuseppe, per favore, se no guarda, mi fai saltare il servizio. E allora abbiamo delle immagini esclusive, perché c'è anche un altro locale di Bari, non solo, guardate le immagini che ci sono arrivate, guardate. Allora, facciamo subito il punto con Nancy Dell'Olio. Queste immagini sono ancora una volta abbastanza sconvolgenti per me. Il nostro rappresentante categoria sembra che stesse alzando purtroppo la voce, quindi non si riesce a distinguere bene le cose. Noi stiamo parlando di situazioni completamente diverse. Allora, esercitare il diritto alla democrazia, partecipare ai comizi che comunque per me richiederebbero in questo momento in ogni caso la dimostrazione del Green Pass. Cioè io sono per il Green Pass sempre e dovunque, all'aperto e al chiuso, dove c'è un numero di gente in cui è elevato. E su questo, chiaramente le discoteche sono un'altra cosa. In questo stato io mi auguro che sinceramente non vengano aperte. Anche se si sono fatte feste quest'estate, lo so. E non mi sono trovata, ma me l'hanno raccontato, mi hanno mandato dei video, quindi so che ci sono state, autorizzate e non autorizzate, in posti che non erano discoteche, ma bar all'aperto che hanno improvvisato con musica e si sono visti assembramenti. Non va bene, quindi qualcuno deve intervenire, io non lo so perché non intervengono, non so perché non c'è il dovuto controllo, ma questo non fa bene a nessuno, da nessuna parte, di immagine, di promozione e di sicurezza. Quindi non lo so perché non interviene, ma mi auguro che si faccia. Quanto alle discoteche, non siamo in grado in questo momento di dover riaprire le discoteche, non c'è questo controllo. Manila, mi dispiace, io ho delle prove schiaccianti di registrazioni fatte a carabinieri e messaggi mandati a politici attualmente in carica di quest'estate, dove non hanno fatto nulla, e dico nulla
per evitare determinati eventi che loro sapevano che fossero grandi eventi. Perché questo? Perché succede questo? Allora abbiamo messo la politica di mezzo, abbiamo messo le forze dell'ordine, a chi ci dobbiamo rivolgere? A chi? E parlo io che sono un organizzatore di eventi, andava contro il mio ramo, contro quello che io amo fare, perché non intervenite? Perché? Se fosse vero quello che dice, lei non dovrebbe mandare i messaggi ai politici o ai carabinieri, lei dovrebbe andare a denunciare. Allora, infatti sai che cosa mi è stato risposto? Perché altrimenti lei sta semplicemente contro la politica, contro i carabinieri, ma stiamo scherzando. Giuseppe, no, il vostro dovere qual è invece? No, non funziona qual così. È il suo dovere di cittadino, qual è? Se no non lo sentiamo, prego. L'azione penale parte con una denuncia. Uno per volta, altrimenti facciamo confusione. Allora, può intervenire l'onorevole Pagano? No, volevo soltanto dire che senza una denuncia, come stava dicendo l'onorevole Pagano, non possono andare, se lei li ha visti e non c'era nessuno, doveva chiamare carabinieri e la polizia. Mi hanno risposto i carabinieri, sono autorizzati, e nella telefonata si sente, io gli dico, sono autorizzati a ballare? Ah ok, interveniamo, quando sarà disponibile la macchina passeremo. Ma stiamo scherzando? Io accolgo il tuo appello, calmati, guarda, accolgo il tuo appello, sono delle dichiarazioni adesso importanti. Passiamo alla criminalizzazione delle forze dell'ordine, che invece fanno peccati voi politici, sapete quello che succede. Invece, per evitare tutto ciò, dovevate dare il permesso di aprire le discoteche con i green pass, la situazione era tutta portata di mano di tutti. Accolgo il tuo appello, la domanda è chiara, allora lo facciamo ai nostri politici. Allora, senatrice Piarulli, allora la domanda è: c'è un comitato tecnico scientifico che ha preso delle decisioni, quindi sulla base di determinazioni di risultanze sanitarie, quindi non è un capriccio o la volontà di punire una categoria. E come è stato detto dalla mia collega, proprio il Movimento 5 Stelle sta spingendo per la riapertura con tutti, diciamo, anche i presidi di sicurezza, ma proprio per evitare di penalizzare ulteriormente questa categoria, e su questo siamo tutti d'accordo. Volevo fare un'altra domanda. Però sapete quanto hanno preso le discoteche da un anno e mezzo chiusi? Giuseppe, arriviamo su di te. Il fatto che lei dice che tutti i politici erano a conoscenza che ci sono feste private. Guarda, mi faccio leggere tutti i messaggi, sono contro puttanaglio ovunque. Generalizzata. Perché siamo in prima serata. Io capisco che sei arrabbiato, io so che la vostra categoria è penalizzata. Io spero che lui sia pronto ad andare a denunciare. Ma la dobbiamo finire ogni volta che dicono. Se ha timidezza nello strumento, la possiamo accompagnare, facciamo un turno. Instagram è un potere, calmati, è un potere. Guarda, se solo guardate le storie di Instagram, ascoltami, vi rendereste conto di Giuseppe, tutto. Siamo d'accordo, però torneremo su questo argomento, perché sai che io in 3 ore devo cercare di informare tutto il nostro sud, ma anche il resto d'Italia, quindi ti inviterò e torneremo sulla questione, perché adesso, sempre per quanto riguarda i lavoratori, questo rappresentante di categoria diceva, ma se le discoteche sono state penalizzate non soltanto in fatto della chiusura, ma anche per quanto riguarda i famosi ristori, che sono, secondo Giuseppe e tanti rappresentanti, io spesso vado nelle piazze a sentire i lavoratori, inadeguati i famosi ristori. Adesso parliamo invece che dal 15 ottobre, sapete, c'è l'obbligo del Green Pass. 23 milioni di lavoratori sono obbligati a esibirlo. Nel momento in cui non si ha il Green Pass, non si rischia il licenziamento, ma bensì la sospensione dello stipendio, la ricostruzione, ed entrano in scena tutti i politici. Prego. Dal 15 ottobre, senza il Green Pass, non si potrà entrare in nessun luogo di lavoro, pubblico o privato. Il premier Mario Draghi ha esteso l'obbligo ad oltre un terzo degli italiani, una stretta accompagnata da controlli e sanzioni, ma solo allo scopo, ha spiegato ai suoi ministri, di continuare ad aprire il paese ed evitare nuove chiusure. Ai lavoratori, ma anche ai sindaci, ai governatori, ai vertici istituzionali, verrà dato un mese per adeguarsi con la prima dose di vaccino. Poi dalla metà di ottobre, per accedere ai luoghi di lavoro, se non vaccinati o guariti dal Covid, dovranno fare un tampone ogni 48 ore. 72 se molecolare, altrimenti incorreranno nella sospensione del lavoro o dallo stipendio e in multe fino a 1.500 euro. Il via libera al Super Green Pass è arrivato dopo una lunga discussione nella cabina di regia del governo e vale per dipendenti pubblici, autorità indipendenti, Banca Italia, per tutti i detentori di cariche elettive o istituzionali, per tutti i lavoratori privati, sia dipendenti che autonomi, dagli avvocati agli architetti, dagli idraulici fino alle colf e le badanti. Nel pubblico, così come nel privato, senza Green Pass arriverà la sospensione dello stipendio
stipendio fin dal primo giorno. Per i mancati controlli dei datori di lavoro sono previste multe da 400 a 1000 euro, per le violazioni dei lavoratori da 600 a 1500 euro. E allora siamo tornati in studio, intanto ringrazio, andiamo in collegamento Onofrio perché voglio salutare con noi il dottor Stefano Conte, presidente di Adiplos, eccolo qui, buonasera dottore. Buonasera Manila, metta il microfono perché sennò non la sento. Buonasera Manila, grazie per l'invito, un saluto. Grazie a tutti, perché dottor Conte con lei che è proprio un esperto, lei si è occupato proprio della correlazione fra chi lavorava ma anche dal punto di vista della materia anti-Covid, verrò da lei tra poco. Intanto vado subito dall'onorevole Dattis. Allora, ha sentito onorevole la questione del Green Pass, sarà obbligatorio dal 15 ottobre sia nell'aspetto pubblico ma anche in quello privato. Io personalmente, ma come gruppo di Forza Italia, abbiamo votato favorevolmente per l'adozione del Green Pass, lo ha fatto tutta la maggioranza, ci sono dei distinguo ovviamente anche nei gruppi politici. Francamente, se la medicina e la scienza ci dicono che il metodo migliore in questo momento per contrastare il Covid, basterebbe solo la sua testimonianza Manila per dire cos'è il Covid, basterebbe già questo e potremmo chiudere la trasmissione. Noi riteniamo che fare una opposizione ostile al Green Pass sia praticamente come fare qualcosa contro la salute pubblica, perché francamente io non capisco per quale motivo bisogna bloccare questa roba del Green Pass. Tra l'altro, se le discoteche le dobbiamo aprire, ritornando indietro, le possiamo aprire grazie ad una regolamentazione che ti dà il Green Pass. Tutte le attività adesso hanno ripreso a lavorare. Certo, se poi ci sarà la medicina che sconfiggerà il Covid prendendosi l'aspirina e dal giorno all'altro sparisce tutto quanto, questo ce l'auguriamo tutti quanti. Mauro, non possiamo che ringraziare il governo per questa decisione importante, tutti coloro che hanno sostenuto la legge. Doveva essere fatto anche prima, perché è un elemento importante per la salute e la salvezza dei cittadini. Io sono felicissimo di questo atto che avete approvato e ringrazio tutti, da parte di tutti i cittadini che non solo hanno vissuto come me in Manila un'esperienza molto pesante, ma anche da parte di chi in questo momento non è lucido, non ha la lucidità di ragionare su un fatto così grave. Ascoltavo prima, arrabbiature su questi aspetti. Io credo che chi non l'ha vissuto, chi non ha passato un'esperienza del genere, non può nemmeno giudicare e non può dire nemmeno immagino. Io questa parola non la sopporto più, immagino. Nessuno immagina niente, no. Perché se non vivi questa esperienza, purtroppo non sai di che non cosa non puoi parliamo. Capirlo. Ma dottor Conte, e quindi passo la parola a lei, perché lei è fondamentale in questo momento della trasmissione. Ne parlavamo con l'onorevole Dattis, ma anche con l'onorevole Cassano. Allora, dal punto di vista scientifico, perché qua c'è un grande dilemma sulla questione Green Pass, utile o meno rispetto alla sicurezza del contagio stesso. Mi vuole chiarire effettivamente tutto quello che riguarda la materia del Green Pass, perché molti, l'abbiamo visto, si scagliano contro l'utilizzo del Green Pass, perché sembrerebbe comunque non proprio preciso al fatto che comunque ci si può contagiare anche se hai il Green Pass. Certamente, io sia come chimico fisico che come presidente di Adiplos, Associazione per la Diplomazia Scientifica, mi sono occupato della validità scientifica del Green Pass. Effettivamente il Green Pass è un utile strumento sia normativo che pratico per regolamentare l'accesso al lavoro e ai luoghi pubblici. Il fatto che duri 6 mesi è relativamente vero, perché la copertura vaccinale dopo appunto aver iniettato la seconda dose può arrivare anche fino a 8, 10 o 12 mesi. È chiaro che
la copertura totale non si può avere, è stata stimata una copertura dell'88%, è un recente studio fatto all'Università del Qatar, ha dimostrato come in realtà per avere la certezza assoluta della validità del Green Pass e della copertura totale vaccinale sarebbero necessari molti anni di studi, però in una situazione di emergenza urgenza come quella Covid in cui il nostro paese si è trovato, credo che sia stato un ottimo compromesso e quindi uno strumento effettivamente efficace e necessario. Perché poi, onorevole Pagano, è questo lo scetticismo dei famosi non vax, ma anche di tutti coloro che non vogliono vaccinarsi perché dicono lo Stato si deve prendere la responsabilità e quindi obbligo vaccinale. E allora io mi vaccino. No. Ne abbiamo sentite tante di testimonianze di questo tipo. Lei che ne pensa? Ma è un modo come un altro per spostare il campo. Se fosse introdotto l'obbligo vaccinale, direbbero che siamo in uno stato di polizia in cui tutto quanto viene imposto dall'alto. La verità è una sola. In epoca pandemica non devono esistere gli apprendisti stregoni. Bisogna seguire gli scienziati. In questo momento, fior fior di scienziati, grazie a Dio, a livello mondiale, ci dicono che per ridurre il rischio del contagio, il Green Pass, o meglio, la possibilità che possano accedere a luoghi affollati persone che sono vaccinate con la doppia dose, riduce di gran lunga la possibilità che il tutto si trasformi in un ennesimo momento per far sì che il virus propaghi. Dire questo non significa essere reazionari, dire questo significa dire un'ovvietà. E io ringrazio il suo ospite perché da un punto di vista scientifico, con parole chiare, ha detto un concetto che noi politici possiamo semplicemente recepire e trasformarlo in legge. I Novax di per sé, ribadisco, ma magari forse sono troppo duro, sono crani disabitati che provano a sostituire con elementi che non hanno alcuna base scientifica cose che invece hanno una base scientifica chiara. E allora, sulla base scientifica, onorevole Pagano, rivolgiamo una domanda al dottor Conte. Dottor Conte, il modello italiano è in questo momento sì in vantaggio rispetto all'Europa, ma anche altri paesi come l'Inghilterra, però è vero anche che in questi paesi come la Danimarca, l'Inghilterra, ripeto, le restrizioni oramai sembrano un vecchio ricordo. L'Italia, nonostante stiamo viaggiando ad un numero di somministrazioni e quindi stiamo raggiungendo un'immunità importante, però si accusa la politica di strumentalizzare il Green Pass e di non liberare l'Italia. Ma io credo che tutti gli schieramenti politici debbano attenersi agli studi scientifici e al rigore del metodo scientifico, e ogni strumentalizzazione di natura politica di questa pandemia rischia di provocare delle conseguenze gravi. E quindi, secondo lei, dottor Conte, perché l'Italia non concede magari un allentamento delle restrizioni rispetto agli altri paesi come gli ho fatto gli esempi? Ma credo fermamente che questo avverrà molto presto. Io personalmente reputo necessario un atteggiamento prudenziale e cauto proprio alla luce del dramma che questa pandemia ha provocato. Quindi un atteggiamento attento e rispettoso delle regole ancora per qualche mese sarà necessario, almeno fino a quando non abbiamo inoculato una percentuale ragionevole della terza dose di vaccino. Cambiamo completamente argomento. Oggi in Gran Bretagna ci sono più di 10.000 contagi e questo avviene ormai da qualche mese. In Italia invece riusciamo a contenere al di sotto delle 3.000-4.000 unità ogni giorno. Questo è importante. E poi la Danimarca ha una dimensione più piccola, meno estesa anche come densità di popolazione. Quindi i casi, diciamo, relativamente sono minori. Torneremo a parlare di questo, scusatemi, perché se no non faccio in tempo. Sapete che è un problema tutto italiano, sia qui in Puglia, a Bari, ma anche a Roma, ad Arezzo. Luciana Littizzetto qualche giorno fa ha fatto e ammortalato delle immagini, ma anche noi abbiamo delle immagini esclusive. Allora, come risolviamo la benedetta questione dei cinghiali? Perché questa è una questione davvero molto seria. Scusate se rido. Prego. Mm.
L'emergenza Covid ha aumentato del 15% la presenza dei cinghiali in Puglia. Gli animali selvatici sono circa 250.000 e ormai invadono anche le città, oltre che le campagne pugliesi. I branchi, sottolinea la Coldiretti regionale, si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i bambini, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti. La situazione è diventata insostenibile. Nelle campagne pugliesi sono stati registrati danni per almeno 15 milioni di euro per quel che riguarda le produzioni agricole, compromesso anche l'equilibrio ambientale con la perdita di biodiversità sia animale che vegetale, senza dimenticare il pericolo della diffusione di malattie evidenziato dallo stesso piano di sorveglianza e prevenzione per il 2021 pubblicato dal Ministero della Salute, che ribadisce come i cinghiali abbiano una responsabilità fondamentale per la diffusione della peste suina africana. E allora, onorevole Francesca Galizia, dal Movimento 5 Stelle, questa è una questione davvero seria per il nostro paese, perché ha sentito 250.000 esemplari, che però ne possono diventare molti di più. Certo. Come stiamo vedendo le immagini, stanno invadendo le nostre città. Certo, certo, il problema dei cinghiali è un problema già noto da diverso tempo e su cui insomma ci si sta attivando tantissimo. C'è da dire che è un problema di ordine pubblico, quindi di sicurezza, e bisogna anche individuare quelle che sono le responsabilità. Sicuramente le regioni hanno il controllo della fauna selvatica e su questo la regione dovrebbe attivarsi quanto prima, e vanno individuate delle figure specifiche per diciamo, il contenimento della diffusione dei cinghiali. Ci potrebbero essere due diverse alternative su cui optare. Uno è quello dell'abbattimento selettivo, perché bisogna conoscere bene questi cinghiali che sono stati introdotti dall'uomo, ecco perché stiamo avendo danni anche sulla fauna selvatica autoctona. Questi sono cinghiali che sono stati introdotti e quindi hanno proliferato, ma non sono originari delle nostre terre, sono prevalentemente dell'est Europa. Sono dei cinghiali che si riproducono anche molto velocemente e tra l'altro aumentano la loro riproduttività quando si sentono in pericolo, ecco perché occorrono dei selezionatori che fanno dei corsi specifici organizzati dall'ISPRA, quindi soggetti ben preparati ad affrontarli, oppure possono essere quindi o abbattuti o catturati. Le catture ugualmente vanno fatte in maniera selettiva, cioè bisogna riuscire a catturare quei soggetti che appunto sono pronti a proliferare. La competenza ovviamente, come ho già detto, è regionale. Noi comunque come Parlamento ci stiamo muovendo, perché abbiamo in Commissione Agricoltura una proposta di legge sulla semplificazione in agricoltura, e anche su questo abbiamo inserito un emendamento per intervenire in maniera più celere. Però ripeto, attualmente con la legge del 2005 le regioni sarebbero già pronte a dover intervenire. Sì, no, il punto è questo, ha detto bene la collega. Noi abbiamo fatto anche un question time in aula al Ministro dell'Agricoltura su questo con la collega Maria Spena. Bisogna intervenire sulla legge per modificarla, perché obiettivamente oggi la competenza è prevalentemente delle regioni, quindi le regioni devono stanziare i fondi ed intervenire anche con misure come quello dell'abbattimento selettivo, perché evidentemente anche il Covid ci ha portato a trascurare questo tema, come anche, o meglio, ha portato le regioni a trascurare questo tema. Quindi in Puglia c'è bisogno di un intervento immediato della regione Puglia, non soltanto dal punto di vista finanziario, ma proprio operativo. Quindi è quello che accade anche nel Lazio, ecco perché vengono mosse critiche a Zingaretti, a Virginia Raggi, perché sono gli enti territoriali, locali e regionali che devono rispondere in prima istanza a questo. Però non credo che ci siano cinghiali di regioni, credo siano diversi cinghiali dalla Puglia al Lazio. No, ma su questo io credo che siamo d'accordo. Hai detto una cosa giustissima. Bisogna cambiare prima la legge, Massimo. Bisogna cambiare la legge, sì. Bisogna fare immediatamente una legge, cambiarla e modificarla, perché bisogna intervenire con immediatezza. Sì, però possiamo dirci la verità, tra noi che siamo qui, in realtà già la tra legge pochi, dispone, quindi, tra pochi intimi. Dispone già la possibilità per le regioni di poter intervenire con un piano di controllo della fauna selvatica. Lo organizzi con bisogna le strutture, intervenire le attrezzature adatte, mica lo fai. Sì, però diciamo che
formando determinati soggetti con i corsi ISPRA la regione può sopperire a questa problematica. Sopperire, diciamo, se possiamo fare una legge e finanziare la legge non sarebbe male. Bene, torneremo anche su questo argomento. Grazie Onofrio, torna pure su di me perché tra poco, come promesso, sto per dare voce, sto per collegarmi con la mamma di questo bambino, questa storia davvero incredibile, perché tra poco la mamma farà un appello proprio in diretta con me. Sapete il caso di questa mamma, del bambino affetto da SMA, e tra poco capiremo se all'appello risponderà anche un neurologo che potrà somministrare questo farmaco vitale proprio per la sopravvivenza di questo meraviglioso bambino, e tra poco vi racconteremo la storia. Ma entreremo nel vivo della seconda parte della trasmissione, perché vi ricordate il trattamento di fine mandato, i famosi consiglieri? Bene, saranno qui molti consiglieri della Regione Puglia, verranno qui per un confronto, perché cercheremo di capire come sono andate le cose. Poi faremo un balzo in avanti, andremo a vedere nelle scuole, i bus, insomma, perché il Green Pass a lunga percorrenza viene richiesto, invece a livello locale no, insomma. Tra poco, una manciata di minuti, entreremo nel vivo. Intanto saluto la politica nazionale, grazie a tutti. Sta per arrivare la politica del territorio, tra poco. Grazie. Ben ritrovati nella seconda parte del punto. Abbiamo salutato molte cariche dello Stato, onorevoli senatori dei più importanti partiti. Abbiamo fatto il punto, abbiamo affrontato molte tematiche, siamo entrati nel vivo anche a risolvere molte questioni che riguardano il nostro territorio, il Mezzogiorno. Abbiamo avuto anche due grandi ospiti nella prima parte, nella copertina, come i miei due colleghi Maria Giovanna Maglie e Claudio Bracchino. Ma adesso entriamo nel vivo invece della politica territoriale, perché dobbiamo risolvere veramente tante questioni. Sto per presentarvi i miei ospiti. Ma come già detto in anticipo della mia trasmissione, io mi sto per collegare con San Ferdinando di Puglia, perché c'è Marika, la mamma di questo bambino meraviglioso, che è la mamma di Marco. E voglio salutarla e ringraziarla per aver accettato il mio invito, perché so che lei questa sera farà un appello per l'oltre il mio milione di telespettatori. Questo programma, sa, mamma Marika colpisce veramente tante persone, e noi grazie a questo programma cerchiamo di aiutare quando è possibile. Allora la vado a salutare, buonasera, ben ritrovata in esclusiva al punto. Buonasera, grazie a voi di averci dato voce, più che altro, grazie mille. Io do voce perché sono sempre da parte ovviamente di voi cittadini, e soprattutto quando ascolto queste testimonianze, queste storie che mi colpiscono il cuore. E la storia di mamma Marika con il piccolo Marco è la storia anche, come anticipavo all'inizio della trasmissione, di Paolo, un altro bambino della provincia di Bari, di Valenzano. E entrambi questi bambini, adesso ce lo racconterà mamma Marika, sono affetti dalla SMA, questa malattia terribile, dove però spesso il nostro presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, interviene nella mia trasmissione e ha fatto una comunicazione importante, perché grazie anche all'intervento dell'AIFA finalmente questo farmaco si può somministrare, però c'è un problema, e vorrei ovviamente che mamma Marika mi anticipassi qual è questo problema. Il problema adesso, siamo al 99% da questo sogno che si avviri, è che un medico prenda i nostri bambini, diciamo così, in affido, che gli dia questa speranza di rendergli questa vita migliore, perché vedere i propri figli sdraiati in una culla non è bello. Lo so che non è bello, non lo so, lo so, ed è una questione davvero molto delicata. Rimanga lì mamma Marika, perché adesso facciamo il punto. Sì. E lo ringrazio perché mi ha raggiunto in diretta con noi il senatore Luigi Vitale dalla Lega. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Da quest'altra parte lo ringrazio molto per aver raggiunto in diretta i nostri studi il consigliere regionale del Partito Democratico, anche presidente della Commissione Bilancio, Fabiano Amati. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Sempre di grande sostegno, perché so che anche questa sera mi aiuterà moltissimo, l'ho voluta fortemente con noi, la dottoressa Ilaria Tatò, medicina del lavoro, ma lo scorso anno, grazie Ilaria, abbiamo risolto anche grazie a te tanti problemi di questo tipo. Buonasera, ben ritrovati. Sempre dal centro-destra con noi Francesca Ferri. Grazie, grazie per l'invito, buonasera. Sempre dalla Regione Puglia il consigliere regionale Joseph Splendido, eccolo qui. Buonasera, grazie dell'invito e saluto chi ci sta guardando. Ringrazio anche dal Partito Democratico Massimo Maiorano. Grazie Manila, grazie ai telespettatori.
Dovrei avere in collegamento, apritemi l'audio, lo vado a salutare, il direttore della testata 20x4, Antonio Carbonara. Buonasera a tutti, buonasera. E allora, torniamo qui, perché la storia di mamma Marica, del piccolo Marco, è anche la storia di Paolo Valenzano in provincia di Bari. Guardate esattamente di che cosa stiamo parlando. Io ho bisogno del sostegno di tutti voi telespettatori, ma soprattutto dei politici qui in studio. Prego. Lui già non regge il capo, non sta seduto, non muove le gambe, muove solamente le braccia e un po' la testa, quindi non vorrei che da un giorno all'altro Paolo non ci fosse più. Paolo ha 15 mesi ed è affetto da SMA di tipo 1. A un mese di vita i suoi genitori Francesca e Domenico si accorgono che qualcosa non va e dopo mesi in ospedale tra terapie intensive e vari reparti gli viene eseguita una tracheotomia in quanto era quasi impossibile intubarlo. Paolo adesso respira attraverso un respiratore che lavora giorno e notte. Ogni 4 mesi gli viene somministrata l'unica cura alla quale può essere sottoposto in Italia, ma non quella che metterebbe fine a questa malattia, lo Zolgensma, per il quale però servono 2 milioni di dollari. Il Servizio Sanitario Nazionale passa gratuitamente questo farmaco entro 6 mesi di vita. Per questo bisognerà andare in qualsiasi altro paese europeo o negli Stati Uniti. Come Paolo, anche Melissa e un'altra decina di bambini in Puglia vivono nella stessa situazione. C'è questo farmaco, questa cura genetica che io assolutamente vorrei provare, perché se mio figlio riesce a stare meglio, io lo devo provare in tutti i modi. E allora parto subito dal senatore Vitali e poi voglio sentire anche Amati. Avete sentito questa storia, storia che voi conoscete benissimo, senatore. E allora che cosa possiamo rispondere a questa mamma, sia alla mamma Marica, ma anche al piccolo Paolo, al piccolo Marco? Questi piccoli hanno bisogno, è fondamentale questo farmaco. Sì, io sono già intervenuto nei mesi scorsi sollecitando l'intervento del governo sull'AIFA che non omologava questa cura e poi dopo l'intervento del presidente Emiliano che aveva dato la disponibilità a mettere a disposizione la somma necessaria a condizione che vi fosse l'ok dell'AIFA e anche un medico che prescrivesse questa cura e sono intervenuto nuovamente con una interrogazione parlamentare, poi l'AIFA ha omologato questa cura. Veramente adesso serve veramente poco, cioè un medico che la possa prescrivere, possa consentire la somministrazione. Non è una cura che al 100% risolve il problema, ma è l'unica speranza in questo caso, in questo tipo di patologie, che può dare una luce a chi viene colpito e quindi anche ai familiari che subiscono questa situazione. Amati, questa è una questione che non riguarda soltanto il piccolo Marco, ma anche, come dicevo, Paolo, e ne abbiamo, ahimè, altri bambini affetti da questa brutta malattia che è la SMA. Ma il farmaco è rimborsabile da sempre, prima fino a 6 mesi, a un certo punto per bimbi con un peso corporeo di 13,5 kg. Ora allo Stato, quindi questa è la norma, il problema è sempre stato la prescrizione medica, e cioè un medico che prescriva la capacità della terapia genica, appunto il Zolgensma, su bimbi, nel caso di Paolo e Marco, tracheostomizzati e o ventilati. L'AIFA dice no, ha sempre detto no, non è possibile, mentre per esempio la Federal and Drug Administration, il regolatore americano, dice sì. A un certo punto c'è stata una lettera dell'AIFA con la quale, ricordando le regole europee dell'EMA, cioè l'ente regolatore europeo, ha detto che nel regolamento europeo non c'è questa limitazione per i bimbi tracheostomizzati o ventilati e quindi ha rimesso la palla ad un medico che prescriva la terapia. Finora in Italia, prima ed oggi, non vedo nessun medico. Allora o il medico arriva subito a prescrivere oppure una legge europea, una legge nazionale dice che questi bambini possono essere curati all'estero. Io ho convocato in audizione il capo dei neuropsichiatri infantili dell'ospedale pediatrico di Boston. Loro lì hanno infuso su 5 bimbi nelle stesse condizioni cliniche di Paolo e Marco
e hanno riscontrato benefici oggettivi e non legati all'emotività dei familiari. Quindi qua il problema di ore, o il medico che prescrive c'è, che è uguale, la condizione clinica precedente o successiva alla lettera dell'AIFA è uguale, non è cambiato nulla, oppure si mandino i bimbi Amati, all'estero. Mi perdoni, qual è la trafila che bisogna fare a sostegno di questa mamma? No? Perché la mamma questa sera decide di fare un appello davanti a milioni di telespettatori perché ha bisogno di trovare un neurologo? Allora, la Regione Puglia ha messo a disposizione il farmaco. Chi è che non si vuole prendere la responsabilità? No, ma non c'è una trafila, stiamo affogando nella burocrazia. La Regione Puglia ha messo a disposizione nulla, nel senso che il farmaco è a disposizione, è rimborsabile fino a 13,5 kg di peso corporeo, che è il caso di Paolo e Marco. Il problema è la tracheostomia e la ventilazione, che è un elemento impeditivo per l'AIFA. Allora, o c'è un medico italiano che prescrive la terapia nonostante ci siano queste condizioni cliniche, così come riconosciuto dall'EMA e dall'ente regolatorio americano, oppure c'è una legge europea italiana e c'è anche una delibera giunta regionale che autorizza ad andare all'estero, come per esempio in America, a Boston, nell'ospedale pediatrico, uno dei migliori centri del mondo, lo fanno. Quindi qui non c'è da chiacchierare, da tergiversare. Consigliere, intervengo e le chiedo se mi corregga se sto sbagliando o meno. Mi pare di aver anche letto che sarà necessaria la firma del padre e della madre, cioè la firma dei genitori, proprio per la somministrazione di un farmaco i cui effetti legati anche alle problematiche che lei ha detto non sono, diciamo, chiari. Chiediamo alla dottoressa Ilaria Tatò, prego, dottoressa Tatò. Intanto magari spieghiamo un po' a casa che cos'è questa. È un'atrofia muscolare spinale, cioè vuol dire che è una malattia dei motoneuroni, che sono le cellule nervose che si trovano nelle corna anteriori del midollo. Noi nel midollo abbiamo le corna anteriori e le corna posteriori, deputate al movimento, nel senso che da qua partono i nervi che arrivano ai muscoli e permettono il movimento. Infatti questi bambini hanno dei gravi deficit motori man mano progressivi e rischiano appunto la vita, perché anche la respirazione avviene per il tramite di un movimento. Quindi quando poi sono i muscoli respiratori a fermarsi, è chiaro che in assenza di tracheostomia o di ventilazione assistita c'è questo problema. Rispetto a questo farmaco è importantissimo a mio avviso, ed è importantissimo anche fare presto. È ovvio che debba essere prescritto affinché sia rimborsabile da un medico afferente alle strutture sanitarie regionali, diciamo quelli che hanno la cosiddetta ricetta rossa, che oggi è diventata bianca ed è materializzata. Ora, io non so chi segue il bambino, però al Policlinico c'è un centro di eccellenza di neuropsichiatria infantile. Io non allora so la signora dove lo mamma porta. Marica, ha sentito la nostra dottoressa Ilaria Tatò? Ci vuole spiegare a chi si è rivolta lei? Perché lei in questo momento è in attesa di trovare questo benedetto neurologo che si prende la responsabilità. Diceva la dottoressa Tatò, al Policlinico abbiamo un'eccellenza. Lei si è rivolta? Sì. Noi siamo in cura al Gemelli, infatti. Però stiamo attendendo altre risposte, onestamente. Abbiamo contattato varie cliniche, però fino ad ora c'è silenzio. Stiamo attendendo, ci sono ancora delle risposte. Come diceva il consigliere Amati, si finisce nel baretro, cioè nella burocrazia. Ma qua ci troviamo una mamma, la mamma di Paolo, la mamma di Marco, la mamma di un bambino, di tanti bambini che hanno bisogno di aiuto. Allora io lo domando a Splendido, perché qui la burocrazia però deve snellirsi, sempre la maniera l'italiana. Sì, qui la burocrazia in realtà, la parte politica si è unita, perché la proposta è partita dal consigliere, da presidente Amati, ed è stata accettata ovviamente da tutti il centrodestra. Io faccio parte proprio della commissione sanità e abbiamo audito i due professori universitari di Boston nel mese di agosto, quindi abbiamo capito che vi era fretta, perché ogni giorno che passa questi bambini possono peggiorare. Ma via di più, dottoressa, vi è anche il problema che uno dei due bambini, per la precisione Paolo, potrebbe superare il limite di età e quindi tra qualche giorno o qualche settimana non potrebbe neanche più essere prescritto il farmaco a questo bambino. Allora io in Commissione Sanità, noi i presupposti di legge, innanzitutto l'Europa ci dice, anche l'Italia ci dice,
che quando la cura non è disponibile in Italia si può andare all'estero a spese e cura della regione, d'accordo, di appartenenza. Quindi la normativa è già chiara e permette questo tipo di trattamento. In più, come diceva il giornalista collegato, ci vogliono altri due requisiti. Una, l'istanza dei genitori, che ovviamente c'è, perché se sono qui vuol dire che vogliono il farmaco, e l'altra, una dichiarazione di fattibilità da parte praticamente della struttura che accoglierebbe questi ragazzi. Consigliere, è anche vero che io dai politici presenti in sala vorrei sentirmi dire che l'Italia è stata incapace di investire nel campo della ricerca e nel campo anche dello screening, che si renda obbligatorio, e mi rivolgo alla Tatò che ne sa più di me, lo screening prenatale, mi pare che già nel Lazio, nella Toscana, volevo terminare, se era così. Sì. E quindi voglio dire, quindi la dichiarazione di fattibilità già c'è stata, perché i due illustri professori universitari di Boston, che è una clinica di eccellenza, un ospedale di eccellenza, hanno già dichiarato che su 5-7 pazienti sicuramente la situazione dei bambini non è peggiorata, per alcuni addirittura migliorata. Allora la mia domanda che ho fatto in commissione è questa: nel dubbio, allora sappiamo che il farmaco non peggiora la condizione dei bambini, ed è un successo già saperlo. E tra l'altro, perdoni, splendido, lo diceva anche Amati, l'ha confermato lei, a Boston sono in cura dei bambini che sono migliorati. E allora, anche quindi, che aspettiamo? Sì. Perché abbiamo questa paura? Noi siamo l'eccellenza nel mondo, la medicina, i nostri medici sono veramente, come dire, no, portati in tutto il mondo, abbiamo una cultura veramente medica importantissima, ci invidiano i nostri medici e la nostra ricerca scientifica. Perché non operiamo? Perché non diamo una risposta a questa dicendo, norma? E concludo, perché ho preso troppo spazio, la domanda che poi ho rivolto ai colleghi consiglieri è questa. Allora, sappiamo con certezza che non fa male. Potrebbe far bene? Bene. Questi bambini sono figli nostri. Nel dubbio, nella possibilità che possa far bene, dobbiamo somministrare il farmaco, perché altrimenti non c'è scampo, mi spiace dirlo. Questa malattia ha un'incidenza, che vuol dire il numero di casi presenti, di 1 su 10.000. Purtroppo, quando l'incidenza non è elevatissima, anche gli studi vengono rallentati. In questa ragione Antonio, perché a volte dietro gli studi ci sono degli interessi economici. Quindi infondere studio su una malattia, chiamiamola rara, ovviamente produce poi un risultato di vendita di farmaco di quant'altro inferiore rispetto a una malattia molto diffusa. E quindi si aggiunge appunto un'amara, devo dire, una amara verità, quello che dici. Quindi che sia Carbonara, aspetta che c'è il consigliere Amati che vuole intervenire. Però, scusami, nelle malattie neuromuscolari c'è in corso al Ministero della Salute l'introduzione nei livelli essenziali di assistenza dello screening neonatale. Ancora non c'è. Noi abbiamo forzato la mano grazie al caso Melissa, che ci ha sbattuto in faccia questa terribile realtà, e in Puglia c'è lo screening obbligatorio neonatale. Perché? Perché questa terapia genica Zolgensma funziona a maggiore efficacia nella fase presintomatica. Quindi, se la diagnosi può avvenire al primo giorno di vita del bimbo, una goccia di sangue, e si può dire se questo bimbo ha o meno questa malattia neuromuscolare. Noi l'abbiamo introdotta in Puglia forzando la mano. Il Ministero ci ha anche detto, vabbè, la facciamo passare perché è prossima l'introduzione nei LEA. Però voi in realtà non potreste perché non c'è nei LEA. Ed è una cosa incredibile, perché sono anni che si sa come diagnosticarla in tempo, e sono anche anni in cui il Zolgensma ha superato i trial di sperimentazione. Questa è una cosa incredibile. Ecco perché, bisogna investire molto sulla prevenzione, è tutta lì, perché guardi, il farmaco funziona così: interrompe lo spegnimento degli altri motoneuroni. Esattamente. Quelli già spenti sono andati. Infatti. Allora il problema è evitare che si spengano i motoneuroni. Perché la diagnosi alla fine è facilissima, quindi con lo screening si ha un'accuratezza del 100%. E questo farmaco, che non può, a mio parere, dare effetti collaterali, quindi perché non farlo? Diciamo, l'unico reale problema è il grandissimo costo, e che quindi, insomma, giustamente va fatto nelle persone dove può dare un risultato. Come diceva appunto il dottor Amati, è esattamente questo la ratio. Dobbiamo pensare che ogni giorno, e quindi quando lei diceva è possibile che il bambino peggiori, no,
è certo che il bambino peggiora. Quindi si ha una progressiva lesione dei motoneuroni, che sono appunto quelle cellule deputate al movimento. Quindi mamma Marica, allora io quando prendo a cuore una questione, grazie al punto, come gli dicevo, spesso ho risolto da questo studio, allora facciamo una cosa, io so che il suo desiderio più grande è ovviamente trovare il neurologo, no? Sì, dare una speranza a mio figlio. Noi siamo consapevoli che questi bambini non cammineranno, ma almeno darmi la speranza di poterli vedere seduti. C'è la possibilità, c'è di poterli vedere seduti, perché non dargliela? Marica, è la cosa più grande. Tu sai che questa trasmissione è veramente vista da tutti e questo te lo dimostra anche le più importanti cariche dello Stato, sia nazionali che locali, frequentano questo programma che veramente arriva a tutti. Vedrai che noi ci impegneremo, grazie anche all'intervento di tutti i politici, sia presenti chi ci sta guardando questa sera, di cercare di dare man forte e di supporto a questa mamma, perché questa mamma sta semplicemente chiedendo una mano. Amati, possiamo questa sera prendere un impegno leggermente in più nei confronti di questa mamma, cercare di capire se riusciamo tutti insieme a trovare un neurologo, non a Boston, ma qui a Bari, in Puglia, in Italia, in qualsiasi città, possa aiutare questa mamma? Guarda, io ho fatto il matto e conosco ormai tutti i neuropsichiatri italiani, ho fatto il matto con loro, sostenendoli, lo sa anche Joseph Splendido. Il problema in questo momento è che non c'è finora, speriamo che qualcuno si convinca sulla base di questa letterina dell'AIFA, che se la leggeste è proprio un capolavoro della letteratura, della burocrazia italiana, vi prego veramente di leggerla. Sì, si potrebbe, ma non si potrebbe, sì, no, avanti e indietro, ma comunque siccome mi interessa il risultato... Il problema dei neuropsichiatri infantili è che non vogliono assumersi la responsabilità, alla luce di quelle condizioni gravi, di fare la prescrizione nonostante le stringhe AIFA dicono che tu non puoi farlo. Questo, diciamo, è il problema. Spero che quella lettera dell'AIFA li abbia alleviati un po' in termini di responsabilità e somministrino il farmaco. Questa è l'unica speranza. Noi in realtà non possiamo fare più nulla, se no l'alternativa di mandare i bimbi all'estero. Ma c'è il problema, come ha ricordato Joseph, per Paolo che sta per compiere 2 anni, a Boston non sarebbe più possibile, mentre a Los Angeles sì. Voi immaginate nel mondo questa difformità di regolamentazione rispetto ad un farmaco la cui efficacia, sia pur in termini non curativi, ma in termini di contenimento della malattia, ormai accertata. Mamma Marica, io ti saluto, congelo solo, ma guarda, solo in maniera teorica, ma tornerò a darti delle risposte perché mi impegnerò attivamente questa settimana e davvero spero di collegarmi con te la settimana prossima per darti delle belle notizie, va bene? Grazie a te e stringimi il tuo piccolino, Marco. Grazie a Marica. Grazie, lo farò. Grazie davvero, ciao, dal profondo del mio cuore, grazie. Buonasera. E allora, adesso parliamo sempre di bambini, di ragazzi, perché sapete, no, i tanti disagi che si stanno verificando con la scuola. Allora, abbiamo detto sì ai doppi turni, ma ai doppi turni, guardate quanti disagi si stanno manifestando in questi giorni proprio nella nostra regione. Partiamo in questo modo. Gli ingressi sono ordinati e senza assembramenti. Anche l'arrivo dei bus di città e dalla provincia al polivalente di Iapigia non crea particolari problemi al traffico, regolato anche dalla presenza della polizia locale. Ma i disagi nel primo giorno con i doppi turni d'ingresso negli istituti superiori alle 8 e alle 9.40, come da ordinanza della prefettura del 10 settembre per il rispetto delle misure anti-Covid sui mezzi di trasporto con capienza massima 80%, sono raccontati dagli studenti. C'è chi segnala un compagno di classe lasciato a terra a Modugno, chi ha viaggiato da Mola di Bari o da San Nicandro sui bus Sita e Ferrovie del Sud-Est pienissimi, con le persone in piedi in barba al distanziamento e ai limiti di capienza, e chi lo ha fatto su quelli ANCAB. O chi ancora è costretto a farsi accompagnare dai genitori da Valenzano, 30 minuti di percorrenza considerando il traffico, perché gli orari, soprattutto all'uscita, non coincidono. Bene, bentornati in studio, stiamo per fare il punto subito, intanto voglio ringraziare e andiamo a salutare per chi ci ha raggiunto il dottor Stefano Conte, eccolo qui. Buonasera a tutti, grazie Manilla per l'invito. E allora vado subito a fare il punto con Massimo Maiorano dal Partito Democratico.
La questione sugli assembramenti, beh, è un tema che probabilmente già si conosceva, perché ci sono una serie di temi da affrontare su questo argomento, in quanto la scuola già doveva aver preparato i piani di spostamento. Già la norma nazionale prevede la figura del mobility manager nella scuola e quindi anche nelle aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti, i quali proprio a seguito non solo del Covid, per prevenire il Covid, ma anche rispetto a quelli che sono il rispetto dell'ambiente, quindi per ridurre l'inquinamento da CO2, è prevista questa figura che deve organizzare i piani di spostamento, in questo caso degli alunni studenti, cosa che non è stata fatta. Quindi il prefetto, quando ha avuto l'incontro con... Non è stata fatta, splendido, ma chi governa? Siete voi alla, qui, sì, no? Sì, sto dicendo, la scuola... Stiamo parlando della regione, no, ci sono una serie... Voi sulla una serie, cioè, no, ma ci sono una serie di questioni da verificare. Contro chi, insomma, no, però... Siccome questo tema l'abbiamo affrontato anche l'anno scorso, e ne abbiamo parlato di questa figura e di questa organizzazione che purtroppo non è stata fatta. Se lo dice oltre lei che poi, del Partito Democratico. Ma io infatti sto facendo autocritica su questo tema, non solo della politica, ma anche da parte delle istituzioni scolastiche. Le aziende di trasporto ci sono, devono almeno avere una percentuale almeno del 20% in più del trasporto pubblico, in questo caso dei mezzi pubblici o anziché dei mezzi privati, creare il disagio dei doppi turni, perché, ragazzi che arrivano tardi, no, ma a scuola. I doppi turni dove serve va fatto, perché se ci sono gli assembramenti è un diritto dover ridurre il numero dei veicoli, il numero degli alunni, il numero degli studenti e quant'altro, perché altrimenti si crea l'assembramento. Quindi dove è necessario, per esempio, tutte le scuole che si trovano in centro non possono opportunità di avere, faccio, non necessariamente Maiorano, avere uno fatica, scagliamento faccio uno fatica non lo dico, a seguirti le, vedi forse Maiorano, probabilmente non hai studiato le linee Maiorano, di indirizzo io dentro la scuola ci sto e lo sai per quale motivo io insegno queste nelle indicazioni scuole, queste sono no, indicazioni prefetto, che non ho dato io rispetto vatti la decisione legge, del prefetto leggere, ma la ritengo decontestualizzata dall'organizzazione interna alle scuole. Non è il prefetto che decide, è il prefetto che prende atto di come la scuola è organizzata internamente. È questo, ed è ridurre gli assembramenti, non si possono arrivare tutti quanti alla stessa ora a scuola o tutti quanti alla stessa ora al lavoro. Quindi bisogna distribuire. È chiaro che si può fare in questo caso la differenziazione dell'orario, ma non solo. Maiorano, ma non si può fare la differenziazione dell'orario. Stai dicendo una fesseria. Ma dai, è proprio lo slittamento dell'orario. È lo slittamento dell'orario che ha creato i disagi che hanno portato migliaia di alunni quest'oggi a contestare fatto, e a fare sciopero e a scendere nelle piazze. Dai, Maiorano, non hai visto i tanti giovani oggi scendere nelle piazze e contestare proprio la decisione del prefetto? Ma se la scuola non ha nemmeno fatto il piano degli spostamenti che era previsto, non l'ha fatto. Di queste due figure di cui parli non abbiamo visto l'ombra dentro la scuola. Degli spostamenti degli alunni, piuttosto si rivolti Maiorano, piuttosto almeno del 20%. Maiorano, ti rivolgi agli ospiti che hai di fronte, chiedi agli ospiti che hai di fronte durante quest'estate che cosa hanno fatto sapendo che ci sarebbe stato l'inizio della scuola. Dove erano i nostri consiglieri regionali? Ma che cosa stai a dire, durante le vacanze, informati. Lo so che tu stai nel mondo della scuola, ma non è possibile stare fermi per tutto questo tempo e non aver fatto un piano degli spostamenti. Devi uscire dal coro intanto, cosa prevista dalla norma. Chiedi ai tuoi amici di fronte che cosa la scuola deve dire, quanti pullman vuole, dove li vuole, lo deve dire. Scusate, voglio parlare con il consigliere Giove Splendido. Questo è veramente un problema serio, perché io davvero me ne sto occupando già da qualche settimana, da quando è partita la scuola. I ragazzi davvero si lamentano di non avere il servizio. Ci sono delle comunità locali, dei paesi, tra poco arriveranno molti sindaci a raccontarmelo in diretta. Cioè, come si fa a risolvere questo problema? Allora, per risolvere bisogna affrontarlo, incominciare a farlo. Ciò che ha detto, mi permetto, l'esponente del Partito Democratico, un'eresia, perché
dare la colpa ai rappresentanti dell'istituzione scolastica è veramente un'eresia. Noi oggi abbiamo comunque... No, io non ho detto un'eresia. Il mobility manager è previsto dai norme. Ma non puoi dire un'eresia. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico. Poi potrà replicare. Se mi fa terminare... Se poi replichiamo. Non è una figura che ho inventato io, il mobility manager. È una figura prevista dalle norme. Ma cosa c'entra? Lei sta parlando di una figura, io sto parlando di altro. Lei sta dando la colpa alle istituzioni scolastiche. Che già hanno dovuto affrontare il problema dei banchi a rotelle e tutte le situazioni che c'è di banca rotelle. Allora, oggi ci troviamo. Quindi lei è contrario a quello che ha fatto il provvedimento del prefetto, è contrario. Facciamo finire. No, ma è contrario al provvedimento del prefetto. Facciamo però esprimere il suo concetto, altrimenti veramente da casa non capiscono niente questa sera, davvero diventa difficile. Prego. Allora, potevo capire che questi problemi potevano nascere durante l'inizio della pandemia, no? Ma oggi sapevamo a cosa andavamo incontro. Abbiamo una regione silente che non ha organizzato alcunché. Un piano trasporti inesistente, situazioni... Sapevamo che i ragazzi dovevano andare a scuola, sapevamo che avrebbero affollato i mezzi pubblici. Perché non ci siamo preoccupati prima? Vogliamo dare la colpa ai presidi? Io li chiamo ancora presidi, anche se non si chiamano più così. Non ho dato la colpa ai presidi, mi dispiace. È la politica, è la politica sbagliata. Scusate, Francesca Ferri, col consigliere Splendido stiamo parlando dell'apparato della regione, ma anche per quanto riguarda la città di Bari siamo messi malissimo. Effettivamente qua è da inquadrare un aspetto fondamentale, il diritto allo studio con la mobilità e la sicurezza Covid sono tre aspetti che devono viaggiare sulla stessa velocità, ma questo non si è verificato perché fondamentalmente qui chi ha preso potere decisionale è stata un'unica figura che è quella del prefetto, quindi capire il prefetto al di là di quello che può essere l'aspetto decisorio di realizzare un provvedimento o meno, è stato un provvedimento condiviso? Questo è un provvedimento che è stato Francesca, condiviso è stato in maniera bislacca. Contestato. Esatto. I ragazzi hanno contestato questa mattina il prefetto. L'aspetto fondamentale qui è verificare se questo inquadramento bislacco è meramente della città di Bari e la metropolitana oppure un problema regionale. Allora, se ci fosse stata una programmazione su spinta regionale che verticisticamente potesse recepire l'indirizzo da parte di Michele Emiliano su tutte le province della regione, avrebbe avuto un senso. Qui la questione è che il prefetto ha preso una decisione e sicuramente tutti i collaboratori ATA, i vari quindi sindacalisti e docenti, si sono ribellati tant'è che oggi hanno scioperato. Quindi da questo punto bisogna partire. C'è stata una scelta senza il rispetto di una condivisione che la comunità scolastica. Però dobbiamo anche ricordare, in aggiunta a ciò che tu dici, che io condivido, che oggi le donne non sono più casalinghe, cioè nei nuclei familiari lavorano tutte e due. Quindi io non oso pensare ad una famiglia che debba gestire un figlio che entra alle 8, un figlio che entra alle 10, un figlio che esce alle 2, un figlio che esce alle 4. Forse entra alle 10. Ilaria, questo è un problema importantissimo. Questo è un problema importantissimo. È un problema importantissimo perché oggi tutti lavorano. Che cosa succede? I disagi che poi si causano col fatto dei doppi turni, non solo, ci sono anche i famosi disagi che riguardano invece, sapete, no? La scuola è iniziata da meno di 20 giorni. E in Puglia c'è un dato allarmante, davvero ci sono tante classi in quarantena. Guardate la ricostruzione. In meno di 4 giorni le classi in quarantena in Puglia sono più che raddoppiate, arrivando a quota 45 su tutto il territorio. La provincia nella quale si contano più contagi è quella di Foggia, con 22 classi in DAD. A seguire c'è poi la città metropolitana di Bari, con ben 14 classi in quarantena. In particolare nel capoluogo pugliese 2 sono gli istituti scolastici dove sono stati registrati casi positivi al Covid. Si tratta di una scuola dell'infanzia paritaria in centro e una terza classe della scuola media Tommaso Fiore nel quartiere Poggiofranco. Una situazione che non vivono solo gli studenti pugliesi. La Fondazione Gimbe, infatti, nelle scorse ore ha fatto sapere che circa il 13% degli studenti in tutta Italia potrebbe rischiare di essere contagiato. Un rischio alto che potrebbe essere arginato, secondo Gimbe, solo attraverso screening costanti. E allora ne parlo con il senatore Luigi Vitali. Allora, senatore, ha visto anche questa problematica che stiamo affrontando noi nella Regione Puglia, ma credo che sia un problema abbastanza itinerante in tutta Italia. Cioè ci sono davvero un aumento di contagi, soprattutto nelle scuole. Io voglio dire una cosa. La politica aveva un dovere, che era quello di garantire
il reperimento dei vaccini e di favorire e di dare corso alla campagna di vaccinazione, cosa che bene o male il governo ha fatto. L'Italia è tra le regioni e tra le nazioni che hanno risposto con maggiore efficacia al fenomeno pandemico, tanto è vero che quest'estate le nostre strutture turistiche, i nostri territori sono stati invasi dai turisti proprio perché hanno percepito che in Italia era stata affrontata la situazione in maniera adeguata. Ora però non dobbiamo dimenticarci che ci troviamo in uno stato di emergenza. L'emergenza per la pandemia durerà fino a questo momento, fino al 31 dicembre del 2021. Ora non si può pretendere che si vada a scuola con le stesse regole, con le stesse modalità dei periodi normali. Ognuno deve fare la sua parte, i presidi, i docenti, le famiglie, i ragazzi. Cioè, se non abbiamo capito che questa pandemia, che questo virus è mortale e che lo abbiamo un attimino contrastato soltanto con le vaccinazioni, vuol dire che dopo 2 anni quasi non abbiamo capito. Senatore, chiedo scusa. Prego. I docenti il loro dovere lo hanno fatto e si sono vaccinati. Ma lei deve sapere, io adesso questa mia affermazione potrebbe sembrare non popolare, ma nelle scuole le famiglie si sono prese una gran fetta della scena. Cioè, quando le famiglie ci sono le famiglie che hanno lottato durante il lockdown per portare i figli a scuola, no alla didattica a distanza. Ora che si tratta di prendersi delle responsabilità e di far vaccinare i loro figli, non lo fanno. Le scuole hanno invitato i genitori a portare i propri figli, seconda media e terza media, e poi a seguire negli avvaccinati. Non sono stati eccezionali. Però volevo finire il ragionamento, perché sennò così mi lasciate a metà. Perché quello che ha detto il direttore ha ribadito quello che ho detto io. Dico, ognuno deve fare la sua parte. Certo. Io non sto dicendo che i professori, i docenti non l'hanno fatta, la devono fare anche i genitori. Io credo che l'obiettivo che si deve raggiungere è di evitare di imporre ai ragazzi la didattica a distanza. I ragazzi hanno il diritto di avere una didattica in presenza e quindi di usufruire e di godere delle professionalità del corpo docente in presenza. Per fare questo, siccome siamo in emergenza, bisogna che ognuno faccia la sua parte, non si può scaricare al prefetto o al provveditore o al preside o al docente, bisogna creare un tavolo di concertazione anche con le famiglie. È giusto, è corretto, volevo un attimo riprendere il provvedimento del prefetto che è il cuore oggi della confusione che ha destabilizzato le famiglie. Ma non è vero che è il cuore quindi della confusione. Nessuno parla se fare il doppio turno. Il prefetto è stato costretto a fare quel provvedimento perché non c'erano le condizioni perché se tutti andavano alla stessa ora a scuola ci sarebbe stato il contagio, sarebbe un aumento, non 45 Massimo, non classi, più classi sarebbero state chiuse per questo motivo, no? Fare la doppia turnazione, che è una metodologia che è stata anche adottata nel primo dopoguerra. Qui è capire come è stato fatto, perché oggi c'è stato lo sciopero, perché il secondo turno non è pomeridiano o distante perché vogliamo effettivamente evitare e eliminare un assembramento. Qui arriva il primo turno alle 8:10, il secondo turno alle 9:40, ma che doppio turno è? È soltanto un metodo bislacco per creare confusione. Se invece ad una famiglia fosse stato proposto un doppio turno, la mattina un modo e il secondo un altro, nel pomeriggio ha un senso l'assembramento, no assembramento, soprattutto con un piano di mobilità che andava a soccombere questo movimento pomeridiano. Quindi è un doppio turno che non è un doppio turno, ma si può anche fare il pomeriggio, ma è soltanto un sovraffollamento sia per i docenti sia per le mamme. Il problema è non arrivare tutti insieme, il problema è vero è non arrivare quindi tutti insieme. Quindi non si discute sul provvedimento del prefetto che ha tutta la autorevolezza dei contenuti, ma è un contenuto che è fondamentalmente precario e destabilizzante. Non lo dico io come mamma, ma lo dice sicuramente tutto questo il movimento. È un problema comune a tante mamme. Comunque torneremo sull'argomento, perché adesso, scusate, sapete, io in 3 ore, 3 ore e mezza davvero devo informare tutto il Sud Italia, nonostante siamo anche una finestra nel resto d'Italia, quindi ho veramente una scaletta che corre velocemente, voi telespettatori lo sapete, io vi devo veramente dare tutte le notizie dell'ultima ora, quelle più importanti e quelle che io riesco a raccontarvi. Allora, adesso parliamo invece, tanti sono gli sfoghi dei tanti lavoratori, io non li chiamerei proprio Novax, perché non ci sono soltanto i Novax fra quelli che
come dire, non si sono voluti vaccinare, ma ci sono anche quelli che hanno molte perplessità, non soltanto riguardo al vaccino, ma il fatto che non vogliono, ovviamente, la sottrazione dello stipendio nel momento in cui non presentano il Green Pass al lavoro. Allora, la ricostruzione, sentiamo tutti gli ospiti. Prego. Allora, vorrei fare il punto con il dottor Conte. Dottor Conte, lei che è un attento analista proprio della questione della materia anti-Covid, che cosa risponde a tutto quello che ha visto nel mio editoriale? Certamente il Green Pass non deve essere strumentalizzato. È una necessità perché deve governare luoghi affollati, deve governare l'accesso agli spazi pubblici, al lavoro e... anche se ci sono degli elementi contraddittori, quindi io mi rendo conto che la normativa sul Green Pass può risultare a tratti contraddittoria circa ad esempio la sua durata o l'utilizzo per i viaggi medio-lunghi e il non utilizzo per il viaggio locale, il trasporto locale. Chiariamolo questa cosa, cioè stiamo parlando della materia anti-Covid, parliamo di trasporti, cioè perché, una volta per tutte, me lo chiarisca, perché se io prendo il pullman oggi da Bari per andare a Lecce e non mi chiedono il Green Pass, ma se vado a Roma sì, il virus in una breve percorrenza non viaggia e invece lo incontriamo a lunga percorrenza, mi spieghi? Allora, per fare chiarezza su questo punto, dovremmo imparare ad interpretare correttamente ed analizzare con il rigore proprio del metodo scientifico i dati relativi ai contagi per chi ha il Green Pass. Il Green Pass occorre sempre, ovunque, con chiunque. Mi rendo conto che alcune persone non possono averlo perché hanno delle patologie che impediscono l'inoculazione del vaccino. Chi strumentalizza la non vaccinazione è, per fortuna, una percentuale bassissima però, di persone. Ilaria Tantò, cioè... No, non è che non possono avere il Green Pass, cioè il Green Pass si ottiene o a seguito di vaccino o col tampone. Ci sono delle persone che hanno ottenuto una certificazione medica attestante la controindicazione a vaccinarsi, queste persone ottengono in forma gratuita, e questo insomma fa onore alla nostra nazione, un tampone ogni 48 ore. Quindi tutti siamo messi nella condizione di avere il Green Pass. Del resto io voglio sottolineare che l'obbligo della vaccinazione, e in questo caso del Green Pass per i casi appunto in cui la stessa è controindicata, è un fatto vecchissimo, cioè un tempo per iscriversi a scuola bisognava mostrare il certificato vaccinale, per fare il militare altrettanto, per essere medico idem. Quindi voglio dire, se ci sono degli orientamenti di sanità pubblica a tutela di tutti, se si crea il cordone sanitario, ma bisogna essere nelle regole. Ferri, perdonami, perché non diventa obbligatorio il vaccino, così magari anche gli scettici, perché molti di loro asteriscono che se diventa, e quindi c'è l'obbligo vaccinale, si vaccinano perché lo Stato si prende la responsabilità, altrimenti non lo farebbero. Perché lo Stato non decide di rendere una volta per tutte obbligatorio questo vaccino? È una domanda che io faccio allo Stato, perché esiste già una legge obbligatoria dei vaccini del 2017, quindi non vedo, può essere un'occasione che siamo qui con i parlamentari o con gli organi che possono dialogare negli ambiti decisori, perché non diventa legge? Splendido, perché dinanzi perché a questa legge il cittadino diventa obbligato a farlo, perché esiste già una legge del 2017, va semplicemente integrato questo vaccino. Tutto splendido. Qua. Quindi... Non deve diventare legge, perché l'Italia è il paese al mondo dove ci sono più vaccinati. Allora, poi bisogna anche distinguere tra vaccinazione e Green Pass, perché non tutti coloro i quali abbiamo visto che protestano contro il Green Pass
sono contro la vaccinazione. E allora se diciamo lo Stato o il governo ci obbliga a vaccinarci per poter percepire un reddito, una retribuzione, allora deve anche garantire test salivari gratuiti, test gratuiti verso coloro i quali non possono e non vogliono vaccinarsi. Pensi, dottoressa, che il caso mio, personale, ha dell'eclatante, perché la norma non l'ha prevista. Allora, io ho subito il Covid nel mese di ottobre, a novembre sono guarito. Bene, avevo tantissimi anticorpi, sono stato costretto a vaccinarmi per avere il Green Pass, altrimenti non potevo neanche accedere in tribunale. Capisco. Cioè, ma si rende conto la pazzia che c'è rispetto a questa cosa? Io ho dovuto inocularmi una dose di vaccino che non mi serviva. Il senatore Vitali vuole intervenire, prego. Allora, qui c'è un problema, perché è inutile che ce lo nascondiamo. Non si tratta di essere Novax, Provax. Qui normalmente c'è una legge, per esempio i ragazzi a scuola non possono accedere se non si fanno le vaccinazioni. Perché? Perché quei vaccini sono stati sperimentati per anni e quindi si è avuta una testabilità affidabile. Purtroppo l'emergenza ci ha messo nelle condizioni, anche la scienza, di realizzare un vaccino in tempi record. Credo che non si sia mai verificato il caso che in poco meno di un anno sia stato licenziato e autorizzato un vaccino. È chiaro che questo, senatore, se mi consente, una necessità. Sì, no, ma questo teoricamente lo so. Questo che cosa significa? Oggi sui bambini non viene questo detto, che cosa senatore, significa? Senatore, chiedo scusa. Mi faccia finire il concetto, poi mi fa tutte le domande. Questo che cosa significa? Che sicuramente ci sono degli effetti collaterali che ancora non si conoscono perfettamente. Il problema è un altro. Continuiamo a far morire decine di migliaia di persone in attesa di avere una testabilità matematica e affidabile, o cerchiamo di affidarci alla scienza, come dice la nostra Costituzione, alle buone pratiche mediche, e mettiamo sulla bilancia i vantaggi con i presumibili svantaggi e la bilancia pende a favore dei vantaggi? Ma io credo che queste non ci sono vantaggi, cioè, oggi non lo sappiamo. Tanto che no, oggi sappiamo sospeso, che chi prende, che chi prende il Covid bambini, dopo il vaccino ancora. Non va in terapia. Non possiamo usare i figli come carie. Scusami, Joseph. Test salivare i bambini e non l'obbligatorietà del vaccino. Scusami, Joseph. Oggi noi sappiamo una cosa, che chi prende il Covid da vaccinato non va in terapia intensiva, non rischia di morire. Bambini non c'è. Questo per me, io non sto parlando dei bambini, sto parlando in generale, per arrivare a dire il perché. Vabbè, non si è imposto. Dai 6 a 12 anni si può fare, perché non è vero. Sto arrivando sì, a... Ma non è vero. Vabbè, ma se non si ma cosa sta dicendo? Sto partendo da questo ragionamento per dire perché non si è imposto per legge la vaccinazione. Perché è giusto che chi abbia questi dubbi non si vaccini, si assume la responsabilità. Però chi si è vaccinato ha il diritto di frequentare ambienti con sistemi di sicurezza e con persone. Test salivari gratuiti. Senatore, questa dice, è la prossima battaglia. Senatore, le chiedo, il fatto di non rendere obbligatorio il vaccino, domanda che le pongo, non è perché si ha timore di violare il principio della libertà costituzionale? Nella maniera dunque più qui dovremmo aprire un altro no, capitolo. Nella maniera che più cos'è assoluta, la libertà? Se la libertà è fare quello che vogliamo. Ma non è vero, nella maniera più assoluta, non è questo il motivo per cui non si è imposto per legge, perché esiste già una norma che impone la vaccinazione, lo dicevo prima, ai ragazzi prima di andare a scuola. È la stessa cosa, non si è imposto perché si è rispettata la volontà di chi ritiene non tranquillamente, non sicura al 100% il vaccino e non si vaccina, ma nello stesso tempo bisogna rispettare la libertà di chi si è vaccinato e ha diritto a correre meno rischi possibili qui, di contaminazione. Tutto, senatore, chi non vuole fare il vaccino non è perché è folle, come dice lei, perché ha dei dubbi. Quindi al netto di tutto, nella misura in cui i vaccini hanno, attenzione, mondo, i vaccini hanno salvato il mondo, quindi il quello che voglio dire, se l'ordinamento giuridico dà credibilità, dà certezza e dà garanzia, io sono convinto che riusciamo a conquistare anche la fiducia di quel 5% che abbiamo, quindi lo Stato ora deve assumersi la responsabilità. La legge, se mi dice la fonte normativa, perché io la ignoro, quindi mi insegna. No, dove si la sta fonte lei ha detto per ha detto c'è già ho la legge detto, che obbliga no, i bambini vogliamo risentire vogliamo dire che c'è la, adesso c'è una proposta
bellezza per portare dai 6 ai 12 anni. E stavo continuando per dire che si vuole arrivare al 90%. Ma se non mi fai finire di parlare, non esiste la legge. Ma che cosa stai a dire? Lei l'ha inventata. No, io l'ho inventata, non invento niente. Io stavo, se mi fai, me la dica, mi fai finire il concetto. Io sto dicendo che c'è una proposta, c'è una proposta che porta anche dai 6 ai 12 anni, e c'è addirittura probabilmente anche che, queste, se si arriva al 90% lei della popolazione, probabilmente, ma che inesattezza, ma come ha detto che c'è l'obbligo vogliamo risentire ma non mi deve fare finire il concetto. No, lei l'aveva finito il concetto, adesso sta cambiando rispetto a quello che ho detto io. Ho detto che c'è una proposta che porta dai 6 ai 12 anni e c'è ancora un'altra ipotesi che è quella che può portare al 90% dei vaccinati, e quindi probabilmente non c'è bisogno nemmeno di fare una legge. Non c'è bisogno nemmeno di fare la legge. E lei ha detto a quel punto, perché con il 90% dei vaccinati il problema è risolto. Questo volevo. Ma sta parlando di chiusura veloce. Solo una cosa, la questione di oggi è chi non fa il vaccino perché rischia lavoro. Quindi questo senso di libertà, di responsabilità. Stiamo parlando dei bambini, non cerchiamo di fuorviare, di cambiare argomento. Volevo parlare dei lavoratori, ho già espresso il mio concetto. Affrontiamo anche quello dei lavoratori. Non teniamo il confronto. Testi salivari gratuiti. Non possiamo far sì che la gente che lavora non venga retribuita. Questo sì è contro la Costituzione. Scusate, per favore, quando prendo la parola voglio parlare, perché io vi lascio spazio. Mi piacciono molto le parole del consigliere Splendido, ma soprattutto come ha tuonato anche il senatore Vitali, che ha detto la mia prossima Mission Impossible sarà proprio questo. Quindi io ringrazio fortemente, grazie per averla avuto qui per la prima volta, il senatore Luigi Vitale. Ovviamente torni a trovarmi quando vuole, ringrazio tutti gli altri ospiti. Grazie. Ma adesso, allora, sapete che c'è un'esclusiva. Io questa sera veramente ringrazio lo straordinario lavoro che facciamo del Punto, perché stiamo andando proprio lì, a Manfredonia, in provincia di Foggia. Avete visto, no, all'inizio della mia copertina, quell'episodio davvero tremendo, ingiustificabile. Due ragazzi che si amano, due ragazzi omosessuali, gli hanno incendiato l'auto. Tra poco li avrò in esclusiva, perché proprio lì siamo andati con una mia giornalista a capire che cosa è successo. Allora voglio mandarvi un piccolo estratto dell'esclusiva che stiamo per affrontare, perché tra pochissimi minuti saranno in diretta. Guardate che cosa è successo. Nell'affacciarmi alla veranda ho visto verso mezzanotte e un quarto circa che la macchina stava bruciando. Inconsciamente, non pensando che fosse la nostra, ho gridato al mio ragazzo di portarmi le chiavi e di spostare la macchina, fino a quando non ho capito che era proprio la nostra. Era da poco passata la mezzanotte del 20 settembre scorso, quando Cosimo e Massimo, fidanzati da circa 2 anni, hanno visto dal balcone del proprio appartamento nella periferia di Manfredonia la loro automobile completamente avvolta dalle fiamme. Sembra un film, ha affermato Massimo, mentre i vigili del fuoco sedavano l'incendio. Mossi da paura, sconforto e indignazione, i due giovani hanno sporto denuncia contro ignoti. Più volte, essendo che nell'arco di 2 anni abbiamo ricevuto veramente tante minacce, anche la macchina precedente, tanti danni, ovviamente poi l'abbiamo fatta rottamare, abbiamo ricondotto tutto a questo, tant'è vero la procura di Manfredonia, i carabinieri di Manfredonia comunque stanno indagando anche su questa situazione e stanno dando comunque modo di capire chi possa essere stato a fare tale reato. Allora, tra poco, dopo la pubblicità, saranno in diretta, in esclusiva con me, e ci saranno veramente tanti politici, tanti sindaci, perché parleremo ovviamente di tanti argomenti. Uno fra questi è la violenza, non soltanto nei confronti di questi ragazzi omosessuali, ma parleremo ovviamente del brutto aumento del femminicidio e delle violenze domestiche in Puglia. Apriremo un varco su tutta la violenza. Una manciata di minuti e stiamo per andare nella terza parte del Punto. Nel frattempo ringrazio tutti i miei ospiti. A tra poco. Eccoci, una puntata davvero incredibile. Lo ricordiamo per tutti coloro che ci stanno seguendo, hashtag il punto 4, perché questa è la quarta puntata e con questo concludiamo settembre, un settembre davvero, siamo partiti con un grandissimo successo. 2 mesi di pausa e sono tornata qui
ferma, immobile, per risolvere le vostre questioni, le tante questioni del nostro mezzogiorno, che sono davvero tante. Avete visto, questa sera stiamo dando parola a tanti protagonisti. Abbiamo ascoltato il grido, l'appello di questa mamma del suo bambino affetto da SMA. E speriamo davvero di trovare questo neurologo con tutti i politici che hanno promesso che lo faranno. Quindi torneremo a collegarci con questa mamma la settimana prossima. E poi abbiamo dato anche voce, no, alle tante associazioni, no, tutta quella questione delle discoteche aperte, chiuse, i comizi sì, ma le discoteche no. È stata veramente una puntata accesissima questa sera, non meno l'ultima parte, che è quello dello sportello, perché adesso stiamo per risolvere altre questioni. Come promesso, per tutta la puntata ho veramente mostrato queste immagini davvero agghiaccianti. E allora vado subito in collegamento, perché sono proprio lì a Manfredonia, in provincia di Foggia, perché ho i due ragazzi meravigliosi che si amano, che non hanno fatto niente di male se non quello di amarsi, ma in quella comunità c'è qualcosa che non torna, perché una sera, nel profondo della notte, hanno incendiato la macchina a questi due ragazzi. Allora apritemi l'audio, eccoli qui. Buonasera, grazie per aver accettato il mio invito. Buonasera. Allora, voi sapete che io mi batto per i diritti, sapete che io sono la reincarnazione di una corrente di pensiero che va al di là del proprio essere sessuale. Ognuno a casa può fare quello che vuole, ma nella società ognuno di noi merita di essere rispettato. Sto per raccontare la vostra storia, ma la prima cosa che vi voglio chiedere, prima di presentarvi i miei ospiti, qual è la cosa che più vi ha ferito quella sera, quando è accaduto quello che avete visto davanti ai vostri occhi? L'affacciarsi al balcone e vedere proprio la nostra auto in fiamme, un'auto che comunque ci permetteva di andare al lavoro e di portare comunque avanti la vita di coppia, perché con tanti sacrifici, con tanti problemi, cerchiamo giorno dopo giorno di andare avanti, però quello comunque ci ha tagliato, quel gesto ci ha tagliato comunque le gambe. Ma è vero che queste ripercussioni voi le avete ricevute da molto tempo? Vi scrivevano delle cose orribili, manifesti, cose che veramente ad oggi io sono veramente senza parole. Allora, sono circa 2 anni che comunque affrontiamo tantissimo questo tipo di bullismo, chiamiamolo così. Abbiamo già avuto in passato problemi, abbiamo già denunciato questo tipo di problemi, tant'è vero i ragazzi che hanno causato la maggior parte dei nostri problemi in questo momento si trovano in comunità e stanno affrontando anche un percorso anche per altri reati che hanno fatto. C'è stato un periodo in cui pubblicavano le nostre fotografie, comunque stampavano le nostre fotografie e le mettevano per tutta Manfredonia, con su scritto sopra frasi provocatorie e molto omofobe. Ovviamente non ci aspettavamo, avendo la coscienza pulita, non ci aspettavamo poi un simile gesto. Ma io mi domando com'è possibile tutto questo. Tra l'altro Manfredonia è una comunità bellissima, cioè io veramente questa sera, visto che mi guardano oltre 1 milione di persone, vorrei parlare con tutta questa gente. Cioè, guardate, voi premiate la mia trasmissione sotto, credo, la mia professionalità. Questo non sono io a dirlo, ma siete voi che mi guardate, quindi vuol dire che il mio lavoro, al di là della mia identità sessuale, vi interessa. Cioè, ma perché? Fatemi capire, qual è il problema? Che problemi avete nei confronti di due persone che si stanno amando? Vi causano dei problemi? Come esiste il telecomando? Se non vi piaccio, cambiate telecomando, prendetelo, cambiate canale. Se questi due ragazzi non simpatizzate perché si danno un bacio e non fanno niente di male, girate lo sguardo e guardate altrove. Ma dov'è il problema? E allora faccio il punto. Grazie ragazzi, rimanete, perché tra poco vedremo appunto la mia giornalista Antonella Davola, che ha realizzato un'intervista esclusiva con tutto il racconto. Lo ringrazio, vado a salutare con noi il sindaco di Fragagnano in provincia di Taranto, Giuseppe Dischetti, eccolo qui. Grazie Giuseppe. Grazie a voi per l'invito, grazie. Ho voluto fortemente con noi perché è candidato sindaco della città di Manfredonia, è un imprenditore sempre attivo, ma soprattutto interviene sempre a risolvere queste questioni. Quindi grazie a Gianni Rotice. Grazie a voi. Da quest'altra parte è rimasto con noi, ci ha raggiunto in studio invece in questa parte della trasmissione, il direttore Antonio Carbonara. Eccolo qui. Buonasera a tutti, buonasera. Ringrazio per averci raggiunto in diretta e anche per parlare sulla questione del caporalato a Turi, la sindaca di Turi, Tina Resta. Grazie per l'invito. Vado a salutare anche la nostra opinionista, l'imprenditrice Miri Fabrizio. Buonasera a tutti e grazie.
il sindaco di Gioia del Colle, eccolo qui, Johnny Mastrangelo. Buonasera a voi. In collegamento, scusate Onofrio, apritemi proprio l'audio, lo vado a salutare, scrive sul Barisera, con noi c'è Vincenzo De Marino, buonasera. Buonasera Manila, buonasera a tutti. Grazie Vincenzo, allora stiamo per fare il punto su questa storia davvero terribile e allora partiamo in questo modo, guardate. Nell'affacciarmi alla veranda ho visto verso mezzanotte e un quarto circa che la macchina stava bruciando. Inconsciamente, non pensando che fosse la nostra, ho gridato al mio ragazzo di portarmi le chiavi e di spostare la macchina, fino a quando non ho capito che era proprio la nostra. Era da poco passata la mezzanotte del 20 settembre scorso quando Cosimo e Massimo, fidanzati da circa 2 anni, hanno visto dal balcone del proprio appartamento nella periferia di Manfredonia la loro automobile completamente avvolta dalle fiamme. Sembra un film, ha affermato Massimo, mentre i vigili del fuoco sedavano l'incendio. Mossi da paura, sconforto e indignazione, i due giovani hanno sporto denuncia contro ignoti. Più volte, essendo che nell'arco di 2 anni abbiamo ricevuto veramente tante minacce, anche la macchina precedente, tanti danni, ovviamente poi l'abbiamo fatta rottamare, abbiamo ricondotto tutto a questo, tant'è vero la procura di Manfredonia, i carabinieri di Manfredonia comunque stanno indagando anche su questa situazione e stanno dando comunque modo di capire chi possa essere stato a fare tale reato. E allora subito faccio il punto, lo ringrazio ancora perché ci ha raggiunto appunto il candidato sindaco alle prossime elezioni lì a Manfredonia, un territorio particolare ma che si auspica a portare avanti il suo programma. So che Rotice, tu hai incontrato anche questi ragazzi che subito ti sei messo a disposizione per capire come mai una parte di questa comunità, perché parliamone, no, diciamolo, è un neo, sono quelle rare persone che poi portano una brutta figura, una brutta nomea di quella splendida città che tra l'altro io frequento. Prego. Sì, effettivamente li ho voluti incontrare, ma in maniera riservata, perché penso che l'argomento sia nella forma, cioè di questo evento così brutto di bruciare la macchina, ma anche nella forma di un processo culturale, non poteva essere messo così alla mercé di tutti attraverso post che non servono a nulla. Li ho incontrati per capire quale fosse la loro situazione, il loro problema e soprattutto, se vogliamo risolvere questi problemi, dobbiamo dire ai ragazzi cosa serve per andare avanti, perché questi sono ragazzi che sono stati toccati nei beni primari, cioè quella macchina serviva loro per andare al lavoro. Dove vivono è un posto che sta a 15 km da Manfredonia. Hanno fatto una scelta di vita, bisogna rispettare, perché è giusto che sia così, uno deve poter dimostrare la propria sessualità, ma nel 2021 questi episodi non devono accadere. Secondo problema, che non è un episodio singolo, sono più episodi in 2 anni per questi ragazzi. Allora vuol dire che qui c'è un fatto culturale, cioè una società che non è matura per vivere queste situazioni vuol dire che è una società che ha problemi seri. Allora dobbiamo intervenire con i giovani, con i ragazzi, dal punto di vista culturale. Poi ho chiesto a questi ragazzi, ma oggi voi come fate ad andare avanti? Cioè, quali problemi avete? I ragazzi sono stati veramente dei ragazzi speciali, non hanno fatto nessuna richiesta, solo quello di poter essere dei cittadini, di poter avere un lavoro, di poter continuare a lavorare, di andare avanti. Soprattutto, allora l'appello che va fatto e il sostegno che possiamo dare a questi giovani, non quello, perché loro non l'hanno detto, ma loro sono stati rifiutati anche in diverse attività di lavoro. E io oggi dico grazie a chi ha accolto questi ragazzi per dargli un lavoro e a chi in futuro li accoglierà per dare un lavoro. Loro vogliono la dignità del lavoro, vogliono essere cittadini e vogliono dimostrare la loro sessualità. Ma mi sembra veramente di parlare della preistoria, di Schetti. Ecco, affrontiamo temi più complessi e poi magari su questi che sono temi sociali di importanza notevole ci fermiamo e stiamo qui a raccontarli nel 2021 ed è molto strano questo che è successo. Fischetti, stiamo parlando veramente di un episodio che mi sembra appartenere alla preistoria. Sì, certamente un episodio inqualificabile. Noi nel nostro comune, che è un piccolo comune di poco più di 5.000 abitanti,
Non oltre un mese fa abbiamo organizzato un evento per parlare della proposta di legge Zan, quindi la tematica è esattamente quella che stiamo affrontando questa sera. Un evento molto partecipato, questa cosa mi ha un po' anche meravigliato, perché solitamente, soprattutto nelle piccole comunità, si ha difficoltà a parlare di queste tematiche. Ed invece scopro con assoluto favore e piacere che si sta invece andando avanti e si sta comprendendo, soprattutto da parte dei più giovani, che effettivamente l'orientamento sessuale non può essere e non deve essere una discriminante. Per cui ben venga la proposta di legge, che sostanzialmente introduce un aggravante rispetto a una norma del diritto, diciamo, penale che già... Come sa, Zan ha sollevato che già esiste questioni, sì, molto più delicate, non si è ancora arrivato al, non è ancora arrivato all'obiettivo. Il problema è questo, come diceva l'amico imprenditore di Manfredonia. Sì, ci sono tutte le leggi, tutte le normative, si sa benissimo che davanti a certi reati si risponde davanti ad un giudice, ma è evidente che è necessario un cambiamento culturale. Chi sono io per giudicare, ebbe modo di dire Papa Francesco, davanti a temi del genere. Ma vado lì proprio a Manfredonia, ancora, dove sono questi due splendidi ragazzi, ma avete insomma dei dubbi o dei sospetti più che altro, no? Grazie Onofrio, mettemi in contatto con loro. Avete pensato a delle persone in particolare o si allarga la fetta di questi cretini che si divertono a fare questi dispetti? Allora, noi principalmente avevamo pensato che fossero stati ragazzi che precedentemente ci avevano già dato dei problemi, però in questo momento i ragazzi sono in comunità, quindi abbiamo escluso a priori loro. Con i carabinieri di Manfredonia siamo riusciti a raggiungere una cerchia molto ristretta di persone e stiamo cercando comunque di capire come poter, tra virgolette, smascherare chiunque sia stato. Sappiamo che ormai è da tempo e da anni che stiamo insieme, comunque la situazione va a ridursi sempre a quella. Non so se è una gelosia nei nostri confronti, abbiamo avuto tanti problemi in passato. Non vorrei mai che la mia omosessualità, come dicono i nostri genitori, sia un problema per noi. Ma quale problema? Ma non ditelo manco per scherzo, non è assolutamente un problema. Guarda, io non sono brava nella retorica, però qualche volta lo urto nei denti a chi non mi ha mai voluta, a chi ha detto che non avrei mai fatto la conduttrice televisiva, che non avrei fatto la giornalista, che le persone come me nella vita devono fare altro. Io rispetto chi fa altro, ma io sono qui, guido questo programma, il più importante del Sud Italia, lo grido, lo sanno, lo vedono e lo frequentano tutti quelli, che non parlo di loro, dicevano che io non ero all'altezza, quindi fidati, tu non sei sbagliato. Sono sbagliati, ma fortemente nel cervello, quei cretini che si sono permessi, scusate la volgarità, a trattarli in quella maniera. Mary Fabrizio, tu sei attivissima su questo territorio perché sei un'imprenditrice molto nota su Manfredonia. Sì Manila, però non... allora, massima solidarietà per i ragazzi che stimo, sono tra l'altro dei miei amici, ho seguito tutta la vicenda, però una cosa importante, non deve passare che a Manfredonia siamo omofobi, noi siamo dei cittadini che tolleriamo, noi vogliamo assolutamente... che ovviamente in tutte le città ci sono i delinquenti che sono dietro l'angolo. Ovviamente non devono accadere queste situazioni, non devono assolutamente ricapitare delle situazioni del genere, perché tra l'altro, come ha detto Rotice, gli hanno tolto del bene primario che era la macchina. I ragazzi fanno dei sacrifici, vanno a lavorare con questa macchina e li hanno colpiti in un modo subdolo, non era assolutamente il caso, però purtroppo ci sono queste persone, vanno combattute, vanno assolutamente fermate. Io faccio un appello, perché se c'erano dei vicini lì che hanno visto qualcosa, sicuramente c'è un gruppo limitato di ragazzi che
compie questi gesti, perché sono due anni che questi ragazzi subiscono dei danni alla precedente macchina, perché conosco la situazione, poi hanno demolito la prima macchina, avevano appena acquistato la seconda macchina, la stavano pagando, quindi il nostro aiuto deve essere concreto, non deve essere utilizzato alla vostra storia per fini politici, perché questa è una cosa che non va bene, deve essere fatto l'aiuto da parte di noi cittadini in modo concreto a questi ragazzi, quindi con il lavoro e con, perché hanno... E soprattutto Mary, dici bene, individuare i responsabili. E allora mi collego con il giornalista Vincenzo De Marino. Vincenzo, questa è una storia davvero che vorremmo mai raccontare in televisione. Io invece me ne sono occupato proprio qualche giorno fa, e come hanno fatto altri colleghi. E, come dicevi prima, ho considerato, per approfondire la questione, un'altra persona che come te è l'incarnazione della libertà sessuale. Parlo di Vladimir Luxuria. Io penso che il problema non sia legato alla coppia di Manfredonia, quindi alle persone individuali Cosimo e Massimo, ma che tutto questo odio abbia un carattere mafioso. Se ci soffermassimo un attimo su quelle che sono state le modalità, ci ritroveremo in un primo momento la fase dell'avvertimento, quindi la minaccia, poi la fotografia, poi l'offesa, poi l'avvertimento, fino ad arrivare alla macchina bruciata. È importante, diciamo, nella tragedia, capire che in quella macchina fortunatamente non c'era nessuno. Però io penso che il problema sia più che altro legato alla frustrazione di chi non accetta la diversità. Oggi chi è diverso non piace a tutti quanti. Quindi chi è diverso, l'autore chiaramente di questo gesto aberrante, vuole che si debba nascondere. E noi dobbiamo fare l'esatto contrario, perché in questo modo anni di battaglie, di conquiste, vengono poi chiaramente annullati con gesti che ci riportano al Medioevo. Orribili. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo denunciare, do tutta la mia solidarietà ai ragazzi e invito chiaramente ad andare avanti e a continuare a fregarsene di tutti e tutto, perché nessuno può essere giudice della vita altrui. E detto questo, Rotice, so che la magistratura sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo ovviamente i riflettori accesi su Manfredonia per questo caso, come diceva Mary, non è che Manfredonia ora sono omofobi, però qua ci sono dei individui, io non chiamo manco esseri umani, che vanno individuati e va attribuita la responsabilità della loro condanna, perché non si può passare inerme davanti a tutto questo. Però io vorrei fare una precisazione, sennò qui creiamo un momento di allarmismo. Andiamo cauti quando utilizziamo il termine fenomeni mafiosi. Questo è, diciamo, un fenomeno da circoscrivere in quella situazione specifica di balordi, chiamiamolo così, balordi, che ripetutamente nei confronti di questi ragazzi si sono accaniti fino a questi, diciamo, a questi atti così pesanti. Adesso la risposta dei cittadini, che sono la totalità dei cittadini meno questi balordi, perché io penso che le forze dell'ordine, la magistratura li saprà ben individuare, perché Manfredonia, dobbiamo dire grazie che c'è una presenza costante delle forze dell'ordine e della magistratura, saranno isolati, e soprattutto la società civile, cioè quelli, gli imprenditori, le persone di Manfredonia, dimostreranno che dall'altra parte c'è tantissima gente per bene che sarà vicino a questi ragazzi, accompagnandoli in un percorso di trovare un lavoro, in un percorso di dire cosa possiamo fare, ecco, per grazie, voi. Davvero, questo Rotice, è che dobbiamo fare. Io poi lo dico, scusa Manila, e l'ho fatto in maniera riservata. Oggi io non lo volevo dire, ma l'hai detto tu. Non bisogna utilizzare questi elementi per altri fini, perché stiamo parlando di due elementi fondamentali. Stiamo parlando di un processo culturale dei giovani che deve andare avanti. Ma Rotice, ti invito nella mia trasmissione, perché so che hai una certa sensibilità. Ecco, perché, io non sto a fare qui gli schieramenti politici, chi vince, chi perde. Ti invito perché so che sei uno che ci mette la faccia, e ti ringrazio perché so che non abbandonerai questi ragazzi. Questi non vanno abbandonati. Perché dico che gli altri sono tutti bravi a parlare, poi magari non ci mettono la faccia. Scusami, ma voglio andare lì a salutare questi ragazzi. Allora, Gianni e Cosimo. Anila, ascolta. Massimo, scusami. Oggi con i nomi, perdonatemi, 200 collegamenti, 300 ospiti, anch'io ogni tanto sbaglio. Eccoli qui. Posso fare una precisazione? Oggi è uscito comunque un articolo su Manfredonia News, dove comunque noi abbiamo specificato che Manfredonia non è assolutamente omofoba.
anzi, noi abbiamo proprio scelto di restare a Manfredonia perché tanti ragazzi capiscono le problematiche, tendono di solito ad andare fuori nei paesi un po' più grandi, ragazzi, però noi abbiamo scelto di restare a Manfredonia, entrambi comunque abbiamo un lavoro, entrambi siamo baristi, abbiamo dei titolari che comunque hanno accettato la nostra situazione, che ci sostengono. No, io da calabrese, perché mi sono trasferito qui a Manfredonia per amore, mi sento comunque di difendere Manfredonia. Assolutamente, ma lo so, guarda, la frequento, quindi so che Manfredonia è ricca di tanti belli abitanti e cittadini, non sono tutti così. Scusate, ma io devo veramente chiudere, altrimenti non faccio in tempo. Gianni, al volo. Un abbraccio, ragazzi. Come diceva anche il direttore, no? Oltre al decreto Zano, e quello che sta facendo è proprio... diciamo, andare oltre i decreti, proprio nella coscienza delle persone deve starsi... La diversità, deve stare un momento, la diversità è qualcosa che irrompe nella vita di ciascuno e non è facile avere delle reazioni positive subito. Abbandono. Ci vogliono i tempi, ecco, ci vuole tempo. Grazie, e i tempi non salutare, sono maturi, evidentemente per un cambiamento allora, culturale. La promessa è che senso. Torniamo, perché io sarò con voi fianco a fianco finché non troveremo i responsabili e soprattutto non vi abbandoniamo, perché di questo caso vogliamo continuare a parlarne, perché questo deve servire proprio a quel retaggio culturale, come dire, un po' annebbiato. Grazie davvero, un abbraccio a questi due splendidi ragazzi. Grazie, adesso devo andare avanti. Grazie. Perché grazie devo parlare... Ciao. Grazie. Ciao. Devo parlare della violenza. Grazie. Della violenza che riguarda le mura domestiche, che continuano, c'è un fenomeno in aumento. Per esempio abbiamo invitato qui proprio il sindaco di Gioia del Colle, perché ci sono dei casi che si sono verificati a Gioia del Colle. Prendiamo spunto da questa ultima ora e poi ovviamente lo chiederò a tutti gli altri ospiti. La ricostruzione. Non era la prima volta che la donna subiva violenze e minacce. L'ultimo episodio, quello che ha portato la stessa a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto. L'uomo la stava minacciando con un coltello. È accaduto a Gioia del Colle, dove è stato immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno così arrestato l'uomo di 54 anni, colto in flagranza di reato e accusato di maltrattamenti in famiglia. Da quanto ricostruito dai carabinieri, lo stesso già da tempo aveva avuto comportamenti aggressivi nei confronti della compagna. Verso le 10.30 la donna ha chiesto aiuto al 112, spiegando che si era dovuta barricare in camera da letto per sfuggire all'uomo che la minacciava con un coltello. Pochi minuti dopo, una seconda richiesta di soccorso è giunta ai carabinieri da uno dei due figli, anche lui nascosto in un'altra stanza dell'appartamento. È stato grazie all'aiuto del ragazzino che i carabinieri sono riusciti ad entrare in casa e a bloccare l'uomo. Il 54enne, dopo gli accertamenti, è stato rinchiuso nel carcere di Trani. E allora facciamo il punto subito con il sindaco di Gioia del Colle, che ringrazio ancora per essere intervenuto, Johnny Mastrangelo. Allora, Mastrangelo, questo episodio che ha visto protagonista in maniera, come dire, negativa Gioia del Colle è... come dire, no, per accendere i riflettori su una tematica, su una piaga che abbiamo, sia quella del femminicidio, e qui insomma non è scappato il morto, ma anche proprio la violenza nelle mura domestiche, perché è di lì che parte tutto. Io ritengo che anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato, di cui avete discusso poco fa, ci sia un parallelismo che va verificato con attenzione. Questi sono fenomeni che secondo me nascono da una situazione di degrado sociale e culturale, che nel caso di prima addirittura incendiare un'auto per un retaggio di omofobia, di qualunque forma, diciamo, di avversità sessuale verso chi ha gusti o diciamo, situazioni che non vengono condivise. In quel caso abbiamo due elementi, quello dell'abitudine evidentemente a vivere un contesto di degrado che porta anche a commettere un reato, perché quello di incendiare un'auto in questo caso è un reato gravissimo che porta con sé altri reati, dalla violenza, alla minaccia, al danneggiamento e al pericolo che poteva determinare un'esplosione dell'automobile, quindi anche fisico alle persone. Signor Sindaco, io quindi, la devo interrompere. Queste situazioni capitano anche nelle famiglie benestanti, dove anche nelle famiglie dove si sta anche bene. Qui siamo davanti ad un maschilismo esasperato, altro che Islam e che donna sottomessa all'uomo. Sono situazioni che capitano nelle civiltà occidentali. La donna è mia, dice l'uomo, non è tua.
uomo, la donna ciascuno resta nella propria, ecco, ruolo, e se c'è una rottura coniugale che si aiuti la famiglia a superare queste situazioni, che venga introdotto l'obbligo di poter portare le famiglie, che le famiglie vadano all'interno dei consultori, sì, però non perché è semplice, sono spesso non è vuoti. Quello che poi la comunità volevo... gestita dai sindaci, tipo il sindaco Mastrangelo, noi abbiamo non è già una istituito su Gioia la Lega Antiviolenza, abbiamo fatto costituito un numero di assistenza, facciamo già, nonostante siamo il terminale delle istituzioni, un lavoro socio-educativo e anche di intervento nei momenti in cui ci sono fenomeni che vengono segnalati di violenza, anche in via, diciamo, preventiva. Il problema che volevo spiegare è che sì, ci sono due contesti, contesto di degrado. Molte volte noi abbiamo delle un obbligo. Delle mura, sì, domestiche si verificano i primi atti di violenza. Che non poi vanno mai sottovalutati, il problema è questo. Certo. All'interno della stessa famiglia, quando qualcuno e percepisce che c'è qualcosa che non va, deve assolutamente andare in qualche posto. Secondo me ogni comune deve istituire un totem, qualcosa dove una persona che subisce violenza o il parente o qualcuno deve andare. Ne parlo con Tina Resta. Tina, quanto è complicato riuscire ad entrare e a smuovere questo retaggio culturale, perché le donne hanno paura di perdere la loro, come dire, tra virgolette, appoggio del marito, perché queste donne non hanno un'indipendenza, sono, come dire, sotto regime del marito. È molto complicato, però voglio dire anche una cosa, le vostre trasmissioni, le trasmissioni in generale, la tua in maniera particolare, con la sensibilità su certi temi, aiuta, perché crea l'esempio. E allora, se prima avevamo un po' di ritrosia, no, ad andare a dire, lo fanno attraverso i contatti dei contatti, non è che vengono direttamente all'ente a dire io ho questo problema. Quindi arriva al discorso dei servizi sociali e poi noi, insomma, agiamo così, come diceva prima il mio collega, in forma preventiva, ma chiacchieriamo con le donne, perché loro devono comprendere che non è una denuncia plateale che dobbiamo fare, perché altrimenti hanno paura. Quindi dobbiamo indagare con cura, piano piano, con delicatezza, per approfondire. Ma non possiamo stare fermi, perché nello stesso tempo non è che dobbiamo comprendere il piano psicologico e poi sul piano giuridico... No, il sul piano giuridico i tempi perché una donna possa difendersi in un tribunale sono lentissimi, motivo per il quale è necessario probabilmente trovare altre alternative. Io perché ho interrotto il sindaco di Gioia del Colle? Quando ad un certo punto ha iniziato a dire che questi fenomeni, facendo capire, quasi accadono nelle famiglie con dove sono, no, disagi sociali e economici. Però non mi ha fatto finire Mastrangelo, aspetta che ti risponde Mastrangelo, prego. Io ho detto ci sono due matrici, lei mi ha fatto dire la prima matrice, non mi ha fatto concludere la seconda. La prima è di chi impugna un coltello, già di per sé evidentemente è una persona pronta a commettere un reato, uno. Il secondo invece di natura culturale. Culturale vuol dire che io posso venire anche da una famiglia benestante. Se a me non è stato insegnato il rispetto per la donna, il rispetto per la persona che la pensa diversamente da me, a prescindere dal titolo di studio, a prescindere da quanto io guadagni, il retaggio culturale che mi porto dietro è l'esempio che ho avuto in famiglia. E non si discute su questo, perché sono fattori psicologici che vanno a incidere nel rapporto di coppia. La donna perché magari ha paura anche di perdere quell'indipendenza economica, perché ci sono donne, e noi questo lo facciamo come comuni, che sottraiamo da quel contesto familiare a spese dei piani degli ambiti di zona dove noi siamo nello stesso ambito, ci impegniamo tantissimo con enormi risorse, perché li mettiamo nelle case protette. Anche in via preventiva su segnalazione, però non è male la proposta di Mary Fabrizio, esatto, che scusami Fischetti, sentivi, no, cosa diceva la Fabrizio, cioè d'ascolto, dei totem, dei punti d'ascolto anche proprio attivi sulla noi comunità. Noi l'abbiamo attivato, ce l'abbiamo. Sì, diciamo la che antiviolenza esiste nei territori. Di una pubblica amministrazione dovrebbe essere sicuramente quello di creare dei centri di ascolto, chiaramente in forma assolutamente anonima, perché le donne si possano sentire libere di esprimere quello che
che vivono e di individuare anche dei sintomi di quello che potrà poi accadere, perché a volte ci sono delle situazioni che covano sotto la cenere e che poi si possono sviluppare in femminicidi. E soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi due anni Covid-19, queste violenze sono aumentate a dismisura, perché la convivenza prolungata nel corso chiaramente delle ore della giornata ha fatto esplodere dei fenomeni che forse erano un po' nascosti, però si sono manifestati con tutta la loro violenza. Io però, se mi permettete, sul discorso anonimo va bene nella prima fase, chiedo scusa, perché se noi rimaniamo nell'alveolo ovattato dell'anonimato, infatti, e l'entourage proprio della famiglia non si muove, o addirittura persone straniere che risiedono nei nostri territori e che non hanno nessuno, cioè non hanno una mamma, non hanno un papà, non c'è un suocero, non c'è una cognata, va bene con delicatezza entrare nel merito, capire, comprendere le dinamiche. Però la società poi si deve ribellare. La società significa anche il proprio paese, significa anche il proprio territorio. Dice bene il signor sindaco, si registrano fatti di cronaca che accadono nei condomini. Quando si intervista il vicino di casa, ma lei sa qualcosa di quello della signora che è stata uccisa? No, io sembrava una coppia perfetta. Beh, io ci credo pochissimo, perché è una vicina che abita quotidianamente accanto a chi è stata ammazzata, possibile che non abbia mai sentito le urla, le grida, i litigi e tutto il resto. Sono bravissimi anche a nascondere alcuni episodi, alcune dinamiche, e purtroppo anche le donne per paura, quindi nascondendo chiaramente neanche i vicini riescono a dare un supporto. In caso di cui dei ragazzi non si conoscono chi sono gli artefici del, diciamo, del fatto brutto, in questo caso si conosce che è l'artefice, che è il marito che fa questi gesti. Il problema è che non è che hanno paura di denunciare, hanno paura che denunci la prima volta e la seconda volta si ritrovano peggio della prima. Cioè non devono difese, essere protette, devono perché essere noi protette, li mandiamo nelle case famiglia, devono essere protette e noi difese. Con i figli, questo anche quando fatto. Ci sono questo i figli, la comunità, cioè, si sobbarca economicamente, legittimamente, giustamente di case protette dove nessuno sa dove si trovano, fino a quando non c'è un percorso. Anche perché sono persone che devono fare un lavoro anche di tipo psicologico. Dovevano essere evitati. Proprio recentemente, ieri c'è stato un altro caso, dovevano essere evitati perché tante situazioni si conoscevano, perché chi fa violenza dall'inizio stiamo dicendo praticamente che assistiamo a delle comunità che spesso sono omertose, che abbiamo comunità omertose che sanno di quello che accade all'interno. Dove sono le istituzioni? Chi sono le istituzioni che possono fare tanto? Non solo il comune, le parrocchie, le associazioni. A proposito di istituzioni, io la ringrazio perché finalmente oblerata ad occuparsi della sua comunità, spesso mi sono occupata della bellissima Turi. E allora è arrivata con noi Tina Resta e la ringrazio, perché Turi è veramente un paese deliziosissimo. Però lì quest'estate si sono verificati un po' di problemi che riguardano l'arrivo dei tanti immigrati che poi giustamente devono lavorare nelle terre per quanto riguarda la raccolta delle ciliegie, dell'uva, eccetera. Ci sono stati tanti problemi, ma voglio fare un passo indietro, visto che è arrivata Tina Resta, e voglio tornare a quando proprio a Turi, quindi a favore della sindaca, avevano messo a disposizione i famosi container dalla Regione Puglia. Che fine hanno fatto? Come mai quest'anno non abbiamo aiutato la sindaca Resta a gestire meglio il paese travolto da questi problemi? Partiamo così. L'idea di poter integrare questa gente, soprattutto renderla libera nei moduli abitativi in questo caso, quindi libera dalla mafia, dalla camorra, dai lacci che creano nei ghetti, dove in pratica non sono libere queste persone ma sono sotto scafo, sotto ricatto. Questo è il lavoro. Poi ci sono dei paesi come l'Italia che sono così fortunati da non trovare lavoratori in agricoltura, per esempio, di doverli chiamare dall'estero. Naturalmente è chiaro che se questo lavoro si regolarizza e tutti vengono pagati alla stessa maniera e non c'è quindi sfruttamento della manodopera che viene da fuori, è possibile che anche i lavoratori italiani
vedendosi pagati in modo adeguato, possano ritornare anche a lavorare in agricoltura. E allora accendiamo i riflettori sulla comunità di Turi, proprio con la sindaca Resta. Allora, Resta, la questione insomma, è sotto gli occhi di tutti, hai dovuto veramente affrontare principalmente il problema relativo alla gestione di questi insomma, immigrati. Allora, è una gestione molto complicata e complessa, per due motivi, perché essendo anche sindaco da 2 anni mi sono trovata a gestire una situazione diciamo di oltre 500, 600, per non dire quasi 800 persone che sono arrivate a Turi nel periodo pandemico. Quindi avevo anche interloquito per un po' sul discorso anche di un presidio sanitario. Cioè, voglio fare un passettino indietro. Tutte queste persone che arrivano da fuori, che vengono sia dal nord che dal Foggiano, eccetera, è un rapporto privatistico tra un privato, un'azienda e i braccianti agricoli. Adesso non voglio entrare nel merito, ma comunque c'è bisogno di queste braccia. Queste braccia devono essere, come ha detto il presidente Emiliano, pagati normalmente, perché la sindaca Resta viene attaccata spesso su questa cosa, perché faccio la battaglia di chi, insomma, le persone devono essere tutte uguali. Ma le persone sono tutte uguali se non li trattiamo fattivamente, sostanzialmente. Signor sindaco, sarei curioso di sapere se queste aziende presenti in Turi che hanno accolto gli immigrati per lavorare, se qualcuno aveva qualche abitazione da poter metterci dentro questi poveri immigrati, le cui immagini poi della Goria sono state così eloquenti. Adesso le facciamo anche vedere, così la sindaca ma li ha viste, perché la sindaca Resta ci segue, tra l'altro ci siamo anche incontrati, abbiamo parlato di questo argomento. L'accoglienza, direttore, mi faccia terminare, lei ha anticipato quello che stavo dicendo, la ringrazio per questo. Molte aziende quest'anno, non sono state tante, devo dire la verità, hanno provveduto agli alloggi. Però io mi arrabbio, sai perché? Manila, sai perché mi arrabbio molto su questa storia? Perché quando vedo le realtà emiliane dove ci sono le abitazioni permanenti dei lavoratori stagionali, registrati, regolari, con la dignità che si debba dare a questi lavoratori, mi arrabbio, perché anche questo diventa un fatto culturale. Io lo devo dire, perché oltre che un fatto economico, ma comunque è un fatto culturale. Io mi sono trovata a gestire agglomerati di persone in un periodo dove non c'erano i vaccini. Vi prego di fare attenzione a quello che sto dicendo. Quindi col pericolo di focolai, chiedendo anche di vaccinarli. Cioè, possono andare dove vogliono, ma almeno vacciniamolo col vaccino monodose. Ma Tina, perdonami, la Regione Puglia, il presidente Emiliano, qualche anno fa abbiamo sentito, era proposto alla foresteria di container. Perché quest'anno? No, quest'anno, per onor del vero, perché bisogna essere intellettualmente onesti quando diciamo le cose, io ho avuto delle difficoltà ad accettare un presidio di agglomerati di questi numeri con la pandemia. Non c'entra il presidente Emiliano, perché le cose devono essere dette in maniera molto chiara. Quindi la Regione Puglia ti hanno proposto di avere, come dire, degli alloggi temporanei rispetto a come vivono. Chiedo, perché... Scusa, signor sindaco, lei fa un'osservazione che non condivido. Non può non caricare di responsabilità il presidente di una regione come la Puglia, che strategicamente sul piano topografico, geografico, è lì ad accogliere gli immigrati che sbarcano sulle coste di Otranto, sulle coste di Manfredonia, eccetera. Cioè la posizione strategica della Puglia è tale che il problema dell'immigrazione va pensato oggi e va pensato per il futuro, ma anche attraverso politiche chiare e logiche, voglio dire. In quest'anno, che non è ancora terminato, siamo arrivati a 80.000 sbarchi. Cioè, qui non si tratta più di integrazione, perché io dove sono vuoi a che debbano sbarcare? Perdonami, dove ma ho vuoi capito, che debbano ma non sbarcare la se la nostra Puglia è quella, con le sue coste non e con le sue vicinanze all'Oriente? Non c'è la possibilità, e a monte che va risolto le questo è un problema, che riguarda la città di Turi con Tina Resta, che oggi per fortuna è qui e ne stiamo parlando, ma riguarda tutte le località. Appunto. Come Gioia del Colle, Fragagnano, tutti i paesi. Fischetti. Sì, riguarda tutta l'Italia, il Mezzogiorno in particolar modo, e riguarderà ancora di più con la questione afghana,
perché poi si ricollega anche alla tematica che abbiamo affrontato precedentemente sul trattamento delle donne, per cui ci sarà una ulteriore fuga da quei paesi, giustamente nei confronti di sono chi ha la possibilità, diverse. Sono due casistiche diverse, no, lavoratori però, stagionali, certamente, discorso... però rappresentano un problema che può essere analizzato nella sua, ampiezza, come nella sua completezza. Certo. Il ragionamento sui lavoratori immigrati qual è? Io ritengo che non sia vero che in agricoltura si trovano soltanto immigrati. Il problema è che gli immigrati non vengono pagati ed è per questo che magari un italiano rinuncia a quel tipo di attività. Continuo a dire un'esattezza. Questo paese ha la Puglia, ha campagne spostando. Che sono ormai abbandonate. Una volta mio nonno aveva una campagna, la mia campagna di mio nonno è abbandonata, cioè vuol dire che la nuova generazione non ha voglia di zappare la terra, scusami, chiedo scusa del termine, motivo per il quale il lavoratore lo si va a cercare tra gli immigrati, mal pagato, maltrattato, però poi siamo è facile dire però, non però, li vogliamo scusami, gli immigrati attimo, quando ci fa comodo, faccio in sì. Tempo, se no non faccio in tempo, però il problema che si è verificato alla sindaca Resta, ovviamente Tina, con tutto l'affetto che provo per te, non è un processo nei tuoi confronti, è perché no, mi è dispiaciuto ma non lo sto tanto come che processo. Tu sei stata lasciata da sola a risolvere un problema, diciamolo Tina, anche più grande di te, perché poverina tu, con un paese di 12.000 abitanti, se qualcuno non ti dà una mano, lì la gestione diventa complicatissima. Perché è veramente una cosa molto molto particolare. Allora io faccio rivedere a Tina Resta, ma a tutti i sindaci e gli ospiti, le immagini proprio di come quella cittadina meravigliosa si riducono poi queste persone, perché non avendo alloggi, non sapendo dove andare, guardate gli alloggi di fortuna che hanno creato, guardate. Buon pomeriggio, sto iniziando un'inchiesta a Turi, siamo qui in provincia di Bari, guardate questa macchina dove in realtà vivono e dormono dentro. Ci sono delle tende, qui dormono tantissime persone ogni giorno, sono persone che vengono a lavorare nelle terre qui proprio a Turi dove vengono a raccogliere le ciliegie. L'anno scorso c'erano dei container per ospitare queste persone che vengono a lavorare nei nostri campi, ma quest'anno il comune ha deciso di non aiutarli. Noi raccogliamo il ciliesi, non ci abbiamo niente, nulla, zero. E quindi fate la doccia qui, all'aperto, sì, in questa maniera? Sì. Il bagno ce l'avete almeno? No, per strada. Per strada lo fa. Per strada. Salve, posso disturbarla? Salve, sono una giornalista di Antenna Sud, salve. Le volevo chiedere, ma perché il comune non le dà un posto dove dormire? Volevo chiedere. Ma registro, lavi quel cazzo di video. Ok, senta, ma le volevo... Vabbè, non faccio il video. Ma cazzo di video. Le volevo solo chiedere, ma il comune non vi ha dato un alloggio? Non ti frega niente di alloggio. No, non mi registri, dai. Ma voi l'anno scorso siete venuti a lavorare qui? No. Non lo so, perché l'anno scorso non c'ero io qua. Guardate in quale condizioni queste persone devono vivere per venire a lavorare nelle nostre terre. Allora, so dato che, come dice la sindaca Resta, che non è un problema del tutto comunale, ma questa sera abbiamo scoperto che il problema riguarda i privati che fanno arrivare questi immigrati a lavorare il famoso caporalato e poi scaricano le colpe sull'amministrazione comunale. Esatto, è proprio così, anche perché c'è una normativa, il direttore che è molto aggiornato su questa cosa, ho visto, me ne può dare atto, che superato tot distanze, perché non crediate che queste persone vengano da 20-30 chilometri, hanno diritto all'alloggio da parte dell'azienda agricola. L'azienda agricola che prende 50-100 persone non può dire venite, lavorate per me, vi pago e poi non mi interessa che fate. Ho capito, cioè, signor sindaco, su quel che il privato debba mettere a disposizione l'appartamento libero, questo va bene, però io le voglio bene, però me la sono fatta una passeggiata a Turi in quel periodo, non ho trovato un giovane di quelli che sbandierano la solidarietà, pronti lì a tendere la mano per una bottiglia di acqua, quegli immigrati che erano lì a terra, con anche fatti di cronaca, qualche macchina della polizia lì è venuta. Beh, cioè, però scusa, voglio dire si sono presi anche a coltellate, magari utilizzano un po' troppo l'alcol, non è facile, ma anche integrare cioè,
qualche cosa in più si poteva fare, signor sindaco. Ma qui non si parla più di integrazione, perché la sindaca ha avuto l'elogio dalla Repubblica, mi ricordo, per la questione che c'era questa integrazione, ma qui non si parla più di integrazione, perché ma se lei accoglie loro, tutti questi immigrati, deve molti avere anche loro, la capacità di accoglierli, si sono integrati, ma in questo modo e risiedono nel i ragazzi, territorio. È normale non è che queste poi persone ci saranno tutti. Atti di violenza e sfoceranno però tutte queste brutte cose. Mi perdoni, ma nessun sindaco, ma nessuno può gestire un numero così alto di persone nell'arco di tre ecco mesi non che vengono a Turi e poi scappano via. Tino, ma se non riescono a gestire il Borgo Mezzanone, che è diventato terra di nessuno, bravissimo, lo Stato lo sa. Abbiamo c'è detto ma perché dobbiamo fare l'esempio di Turi? Ho capito, per carità, voi fate i politici, sembrate che qui non abbiate il coraggio di dire di chi sono le responsabilità, abbiate il coraggio di puntare il dito. Se lei, signor sindaco di Turi, dice erano tanti gli immigrati, io non potevo accoglierli tutti, trovi una soluzione diversa la prossima volta, o quantomeno dica chi è responsabile, probabilmente, ripeto, di una politica di accoglienza che in Puglia funziona così e così. Ma la politica già dice che se avete un'azienda dove volete dei braccianti, dovete curarli anche. Non può un ente locale sobbarcarsi di 1000 persone nell'arco di 3 mesi. Tant'è che quando c'era la foresteria ne conteneva 150-180, ma fuori dalla foresteria c'erano tutti gli irregolari. E quindi gli irregolari, che come ha detto Manila prima, con l'alcol, con la notte, continuiamo a fare. E quindi questo fenomeno, voi pensate che il sindaco c'ha la bacchetta magica, potrei gestire 100 persone, potrei gestire 150 persone, potremmo trovare la soluzione. Ho capito, ma lei lo sa, signor sindaco, lei mi provoca, lei lo sapeva prima che sarebbe arrivato un numero tale di emigrati che poteva muoversi prima e dire ne voglio 100, gli altri 100 li portiamo nel paese vicino a Putignano, signor sindaco. Perché queste persone quando arrivano stanno lì ad aspettare che qualcuno li chiami, non arrivano col contratto di lavoro già scritto. Ecco perché noi non lo sappiamo. Tina, perdonami, lo chiedo a Mastrangelo e anche a Fischetti, ma come facciamo ad individuare i responsabili? Perché bisogna andare proprio a chi li porta queste persone e senza contratto. Questo è un fenomeno complicato. Allora, due discorsi importanti che sono connessi alla problematica. Uno, da un lato c'è lo sfruttamento nel settore agricolo, che nasce o dall'avidità dell'imprenditore agricolo, in alcuni casi anche, e faccio l'esempio delle aziende zootecniche dell'area murgiana, che adesso siamo diventati DOP, dove la produzione di un litro di latte viene pagata molto spesso sì e no al prezzo di costo. Chi ci sta adesso nelle aziende zootecniche, per fortuna, perché stanno sopperendo, anche perché si accettano anche il vitto e l'alloggio, gli imprenditori agricoli che con tanta fatica riescono a mantenere in piedi, a produrre un litro di latte che a loro costa 40 centesimi, glielo pagano 41, 42 quando va bene, e hanno per esempio molte famiglie indiane che sono venute, sanno lavorare bene, anche un rapporto molto, molto intenso con l'allevamento e con il bestiame, e riescono a sopperire con la predisposizione anche, diciamo, di alloggi che non saranno sicuramente confortevoli per le nostre abitudini, ma per loro probabilmente sono motivi sufficienti. Ma li abbiamo visti come vivono, dai, cioè non si può. Certamente, far vivere un essere umano in quello stato. Siamo perfettamente d'accordo. Se noi li accogliamo, d'accordo. Dobbiamo essere in grado di accoglierli. La penso come lei. Per me la parola accoglienza è altro. Dare non farli vivere in una tenda in quel modo, dare che non si possono lavare e poi la sera si arrabbiano e fanno violenza nella di Borgo città. Ma siamo scherzando, lo dico. Borgo Mezzanone è il fallimento di uno Stato, di un governo in generale, a prescindere da tutti coloro che ci sono stati. Ma lì non può accedere nemmeno la polizia. Lì avviene spaccio, prostituzione, criminalità, tutti i tipi di reati. Borgo Mezzanone è una caserma militare, se non vado errato. Comunque, e chi ci ha fatto servizio in quella caserma sa che a un certo punto si deve fermare. Tornerò sull'argomento, scusate, soprattutto voglio dare supporto e manforte alla sindaca di Turi, perché Tina, se hai bisogno, grazie anche al punto, voglio accendere i riflettori perché giustamente hai bisogno di supporto. Adesso Manila, proprio alla luce di questo anno in particolare, perché questo anno i numeri sono stati notevoli rispetto all'anno precedente, perché abbiamo avuto una grande produzione di ciliegie, prezzi bassi, però la produzione è quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente. Quindi con il passaparola sono arrivati il doppio dei lavoratori stagionali. E quindi
Col discorso anche pandemico, la situazione effettivamente, oggettivamente... Turi è bellissima, io invito il pubblico a visitare la città, ecco, di Turi. Al di là di quello che stiamo dicendo, è una gran bella cittadina. Assolutamente sì. Si mangia bene, chiaramente accogliente perché lo è, al di là degli episodi che abbiamo raccontato. Ma è un gioiellino della nostra regione. Però adesso, dal mese prossimo, ci stiamo attivando con la regione per capire una... soluzione che non è la, non esiste la soluzione ottimale, ma per migliorare la situazione che abbiamo vissuto, che non voglio e che noi, succeda Tina, di non nuovo. Ti abbandoniamo, scusate, però davvero sono in chiusura perché il tempo a disposizione è finito, soprattutto abbiamo superato oltre le 3 ore. Sono qui immobile come sempre, torneremo tra 7 giorni e soprattutto grazie veramente a tutti gli ospiti che in questa puntata mi hanno dato supporto, dalle cariche dello Stato nazionali come gli onorevoli senatori, sono arrivati molti consiglieri regionali, poi abbiamo raccontato tante storie questa sera e soprattutto grazie anche a tutti i sindaci nell'ultima parte per lo sportello, ma davvero devo andare in pubblicità e darvi e augurarvi la buonanotte, ma io torno tra 7 giorni, sempre qui con Il Punto. Buonanotte e grazie a tutti i miei ospiti. Grazie. Grazie, grazie a te. Grazie a te.